Abbiamo un programma di lavoro intenso, per cui esaurito il quarto d'ora, anche i 20 minuti accademici, direi di iniziare. Allora permettetemi innanzitutto di dare di nuovo, di rinnovare il saluto e il benvenuto a tutti i partecipanti. Un saluto e un ringraziamento particolare va ovviamente al Senato della Repubblica e per l'Aula che ci ospita, sempre prestigiosa, ed è un bel segnale quello che ormai la presentazione dei report del Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente avvengano in contesti istituzionali di questo prestigio, perché è una testimonianza diretta dell'importanza che le istituzioni annettono alla nostra attività e ai nostri prodotti. Un saluto e un ringraziamento particolare va al Presidente della Commissione bicamerale per il ciclo illecito dei rifiuti, Presidente Vignaroli, che è qui alla mia destra e che ringrazio per l'attenzione con la quale segue costantemente, potrei dire quotidianamente, visti gli scambi diciamo anche informali di contatti, l'attività dell'ISPRA e del Sistema Nazionale, così come tutta, devo dire, la Commissione segue i nostri lavori. E un saluto a tutte le autorità presenti, ai colleghi del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, un ringraziamento ai relatori, ai colleghi degli uffici del Ministero dell'Ambiente, al Direttore Generale Mariano Grillo, a coloro che poi parteciperanno alla tavola rotonda, senatori e deputati, direttori delle agenzie regionali già, e colleghi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, già li ho menzionati. Un saluto particolare rivolgo al Generale Ferla, comandante dei NOE, così come approfitto di questa circostanza per rivolgere un cordiale saluto ed un caloroso augurio di buon lavoro al Generale Agovino, che da lunedì prossimo lascia il comando generale dei cosiddetti CUFA per assumere, come è noto, un importante e delicato incarico di vice direttore di una delle strutture dei servizi, così come è stato deciso di recente dal Governo e dal Consiglio dei Ministri. Spero di non aver dimenticato nessuno. Devo portare anche il saluto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, che in queste ore sta rientrando da una missione internazionale, ma che ha avuto la cortesia di inviare a tutti noi, mio tramite, un indirizzo di saluto che tra qualche minuto leggerò, così come saluto il sottosegretario Salvatore Micillo, che per un impegno dell'ultimo minuto non è potuto essere qui con noi, almeno al momento, forse, non so se più tardi, ma probabilmente non sarà qui con noi. Esauriti, e spero di non aver dimenticato nessuno, i saluti, brevemente qualche considerazione introduttiva. Presentiamo oggi uno dei prodotti, potrei definirli storici, del nostro istituto e da qualche anno ormai del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, il rapporto rifiuti speciali, che quest'anno diventa maggiorenne perché giunge alla 18ª edizione e che fornisce un quadro oggettivo, puntuale e direi sempre più aggiornato sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Il rapporto è stato curato nel nostro istituto, e chiaramente è un prodotto al quale collaborano tante strutture, ma viene curato nel nostro istituto dal Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare in collaborazione con le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ed esamina oltre 60 indicatori proposti a livello nazionale di macroarea geografica e regionale. Tutte le informazioni sono pubblicate sia nella versione in forma integrale di oltre 600 pagine, per chi volesse leggere una lettura interessante, devo dire impegnativa ma interessante, sia in una versione sintetica di più rapida ed agevole consultazione. E come sempre abbiamo cercato di fare, ma negli ultimi tempi in maniera ancora più
direi convinta ed evidente, tutti i dati sono da oggi immediatamente disponibili per tutti sul sito del Catasto Nazionale dei Rifiuti, ripeto l'indirizzo www.catasto-rifiuti.isprambiente.it. In particolare il rapporto, poi più tardi chi seguirà lo presenterà nel dettaglio, analizza dati relativi alla produzione dei rifiuti totali pericolosi e non pericolosi ripartiti per attività economica e secondo le voci individuate nell'elenco europeo dei rifiuti. Contiene le elaborazioni sulle attività di gestione dei rifiuti speciali, evidenziando le operazioni di recupero e smaltimento alle quali i rifiuti sono avviati, indicando il numero di impianti operativi sul territorio per tipologia, impianti di recupero, impianti produttivi che utilizzano rifiuti nel ciclo industriale in sostituzione delle materie prime o dei combustibili convenzionali, impianti di smaltimento, discariche, inceneritori, impianti di trattamento chimico, fisico o biologico, impianti di stoccaggio, impianti di gestione dei veicoli fuori uso. Viene inoltre fornita un'analisi dei flussi di rifiuti importati ed esportati. Un capitolo del rapporto è dedicato all'analisi di specifici flussi di rifiuti per i quali la normativa europea o nazionale individua obiettivi di recupero o specifiche modalità di gestione, tra questi i rifiuti da attività di costruzione e demolizione, i veicoli fuori uso, rifiuti contenenti amianto, pneumatici fuori uso, fanghi di depurazione urbani e industriali. Il rapporto si completa con 5 appendici di dettaglio che contengono le informazioni su scala regionale e provinciale e con il censimento degli impianti di coincenerimento, incenerimento e discarica. Come vedete, un'enorme quantità di dati e di materiale su cui discutere, per cui io senza indugio vorrei terminare il mio intervento, non prima di aver ancora una volta ringraziato tutti i colleghi del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che ogni anno contribuiscono a raccogliere e a validare i dati, rendendo possibile questo appuntamento, ma questo appuntamento come presentazione, la realizzazione del rapporto, e gli operatori che, devo dire, nel corso di questi anni abbiamo potuto registrare, sono sempre più attenti e sempre più disponibili a fornire le informazioni richieste dall'Istituto. Dobbiamo ancora migliorare un po' sulla tempestività, ma questo è un dato che certamente affronteremo. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon lavoro. Prima di dare la parola al sottosegretario al presidente Vignaroli, permettetemi di leggere il messaggio che ieri sera, come vi accennavo prima, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha voluto rivolgerci. Ovviamente ringrazio il ministro per questo segno di attenzione, direi l'ennesimo di un'attenzione comunque continua che da sempre, da quando si è insediato come ministro dell'Ambiente, ha riservato all'attività dell'ISPRA e del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Scrive il ministro: «Caro Presidente, proprio in queste ore sto rientrando da una missione all'estero e con dispiacere non potrò essere presente alla presentazione del rapporto Rifiuti Speciali 2019. Mi preme comunque salutare lei e tutti gli intervenuti provando a sottoporvi alcune considerazioni. Il rapporto SNPA che oggi viene presentato fornisce un quadro completo ed oggettivo sul ciclo di gestione dei rifiuti speciali in Italia, che rappresentano un flusso considerevole, pari nel 2017 a circa 139 milioni di tonnellate. Grazie alla legge del 28 giugno 2016 numero 132, che disciplina l'istituzione del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, si è dato vita nel nostro Paese ad un sistema coordinato ed integrato, che cambia il significato e la qualità dei servizi che vengono erogati. Tra le funzioni fondamentali dell'SNPA vi è quella di costruire un sistema di conoscenza autorevole ed univoco che garantisce uno scambio di informazioni e la costruzione di direttive tecniche uniche in tutto il Paese. Fondamentale è il riconoscimento dell'ufficialità della produzione del dato ambientale, che diventa l'unico riferimento per le attività della pubblica amministrazione. Troppo spesso si assiste alla presenza di dati non ufficiali che non garantiscono la coerenza e l'unitarietà dell'informazione ambientale, che deve necessariamente basarsi su regole omogenee e certificate. La qualità dei dati è di fondamentale importanza per il legislatore,
e in primo luogo per il Ministero dell'Ambiente, ai fini dell'individuazione delle strategie politiche, delle azioni e degli strumenti da mettere in campo, nonché del necessario monitoraggio dell'efficacia degli stessi o di eventuali correttivi da introdurre. Un'informazione autorevole e certificata è anche essenziale per gli enti territoriali chiamati a pianificare e programmare interventi locali. Disporre di dati certificati, omogenei, completi sui rifiuti appare indispensabile, soprattutto in questo momento in cui il Ministero sta portando avanti il recepimento del pacchetto rifiuti, che cambierà totalmente la normativa di settore, non limitandosi ad una mera trasposizione della nuova disciplina europea del nostro ordinamento, ma individuando tutte le misure necessarie a livello nazionale per far decollare realmente l'economia circolare. L'analisi dei dati del rapporto dell'SNPA ci dice che l'Italia non parte da zero. Da sempre ci siamo distinti per gli elevati tassi di riciclaggio di rifiuti speciali, grazie anche a snellimenti procedurali significativi per il recupero sia dei rifiuti non pericolosi che pericolosi. Inoltre, il sistema scelto per la governance di importanti flussi di rifiuti, imballaggi, RAE, pile, ELV, ha consentito in molti casi di raggiungere buoni risultati in linea con le migliori performance europee. Non può però non evidenziarsi che la produzione dei rifiuti continua ad aumentare, più 2,9% rispetto al 2016, e questo ci allontana ancora di più dagli obiettivi di prevenzione fissati dal programma nazionale. Su questo fronte bisogna agire e l'occasione del recepimento del pacchetto rifiuti deve portare ad individuare misure più efficaci, indicatori di monitoraggio più efficienti, strumenti economici adeguati, compresa la responsabilità estesa del produttore per ridurre la produzione dei rifiuti, in particolare di quelli pericolosi, ed attuare la dissociazione dai principali driver di tipo economico, spese per i consumi finali delle famiglie, PIL, eccetera. Il recupero di materia, che ci pone ai primi posti in Europa, continua a crescere. Nel 2017 oltre 99 milioni di tonnellate di rifiuti speciali vengono riciclati, pari al 67,4%, in aumento rispetto al 2016, ma ancora circa 12 milioni di tonnellate di rifiuti finiscono in discarica, facendo registrare sì una flessione, ma non abbastanza significativa, meno 0,5%. Le puntuali informazioni fornite dal rapporto ci fanno capire che è necessario continuare ad incentivare il recupero anche attraverso misure di sostegno al mercato dei materiali riciclati, la promozione del riciclaggio di qualità, regole che consentano di coniugare l'esigenza dell'alleggerimento amministrativo per le aziende con controlli più efficaci ed omogenei, affinché la semplificazione non diventi deregolamentazione. Un'ultima osservazione che emerge dall'analisi dei dati forniti dal rapporto è che, nonostante le molte luci, il sistema di gestione dei rifiuti nel nostro Paese continua ad essere afflitto in alcune regioni da criticità, principalmente legate ad un quadro impiantistico non idoneo a garantire la piena implementazione della gerarchia dei rifiuti. Degli oltre 11.200 impianti, ben 6.400 sono localizzati al nord e in Lombardia troviamo il 20% del totale delle nostre dotazioni impiantistiche. È dunque necessario che tutti i contesti territoriali si dotino dei necessari impianti di recupero e che aumentino anche gli impianti specializzati al trattamento di specifici flussi di rifiuti, soprattutto pericolosi, vedi l'amianto, che vengono ancora in gran parte esportati. Vi ringrazio per l'attenzione e per l'ottimo lavoro di stesura del rapporto che ci consente di guardare ad un futuro che possa consentire all'Italia di allinearsi agli altri paesi europei sui temi e sulle strategie di tutela ambientale nell'ottica di uno sviluppo di una corretta economia circolare. Buon lavoro e un cordiale saluto, Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. E adesso invito a prendere la parola il Presidente della Commissione bicamerale sul ciclo illecito dei rifiuti, Onorevole Stefano Vigneroli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come diceva il Ministro, l'economia circolare ci pone degli obiettivi anche ambiziosi e questo deve prevedere necessariamente non solo un cambiamento normativo di ricepimento della direttiva, ma anche un'accelerazione
dei mutamenti industriali e culturali soprattutto. Per questo dobbiamo prendere tutti, chi fa le leggi, chi ha le industrie, anche a scuola, la cultura, un cambiamento culturale è fondamentale. Dobbiamo prendere delle decisioni importanti, altrimenti l'economia circolare rimane solo sulla carta. Per questo è importante un'analisi dei dati e quindi avere dei dati affidabili. Anche la comunità europea vuole e vorrà dei dati e dei dati precisi, non contestabili. Per questo mi fa piacere essere qui e ringrazio ISPRA, che ormai è appunto di riferimento per quanto riguarda questi dati, e proprio per questo anche ringrazio, perché abbiamo fatto un protocollo con la commissione Ecomafie, cosiddetta Ecomafie, proprio per avere contezza di questi dati e un rapporto di collaborazione costante e proficuo. Colpisce sicuramente il dato del riciclo, 67,4%, che deve però essere migliorato. Sono ambiziosi gli obiettivi di recupero materia, e sottolineo il recupero materia, che ci pone l'Europa. Probabilmente 20-30 anni fa, quando ero piccolo, il rifiuto speciale era prettamente industriale. Adesso, con il fatto che anche il rifiuto urbano deve essere trattato, pretrattato e poi avviato al recupero, sta aumentando anche la quantità di questo rifiuto, anche se rispetto ai 147 milioni di tonnellate sono circa 10 milioni, quindi una quantità inferiore. E forse anche a livello di comunicazione, e anche la Commissione probabilmente dovrebbe fare ancora più attenzione per quanto riguarda la specificità del rifiuto industriale. Spesso anche nei giornali, nelle crisi che si leggono sui giornali, si parla quasi esclusivamente del rifiuto urbano. Sicuramente la percentuale di recupero è importante, ma è compito anche della Commissione capire se effettivamente è un recupero della qualità, insomma, di quello che accade. A volte è facile dire ho recuperato, noi siamo stati, torno adesso dal Veneto, dove nei sottofondi stradali c'era un'impresa che prendeva la demolizione dei rifiuti edili e li metteva nei sottofondi stradali mischiati all'amianto. Quindi è compito anche della Commissione, delle forze dell'ordine, insomma tutte le autorità di controllo, far sì che questo 67,4% sia di qualità. Noi ce ne stiamo occupando su diversi filoni di inchiesta per quanto riguarda i rifiuti speciali. Viene in mente gli incendi, che spesso riguardano i rifiuti speciali. Se non si creano, come diceva anche il Ministro, se non si creano gli impianti e la filiera industriale per assorbire la produzione di questi rifiuti, automaticamente non si sa più dove metterli, quindi magari si mettono da una parte e poi un po' casualmente, diciamo così, prendono fuoco. Ci stiamo molto occupando sui fanghi di depurazione. Anche qui la depurazione delle acque è un tema importante. Se non viene fatta la depurazione è un problema, ma se la depurazione viene fatta, poi ci sono dei fanghi da gestire, e vanno gestiti in maniera opportuna. Ci stiamo occupando, sempre per quanto riguarda i fanghi, dei dragaggi nei porti, un altro tema spinoso che necessita maggiore attenzione, anche degli end of waste, come dicevo prima, dei finti end of waste, quindi ovviamente per quanto riguarda la Commissione Ecomafie, sui PFAS, che sono una sostanza industriale che viene utilizzata per i rifiuti, per gli abiti, i prodotti tessili, ma anche sulle pentole per l'antiaderenza, che purtroppo non ci sono delle tecniche in grado di abbattere questi inquinanti, e quindi poi vengono dispersi nelle falde. Quindi io direi che è importante seguire i dati e un'attenta analisi, quindi vi ringrazio, e non so se vediamo il filmato introduttivo. Prima. Prego. Ok, grazie.
Allora, prima di passare alla presentazione video, però vorrei chiedere al collega d'amico Mariano Grillo, direttore generale presso il Ministero dell'Ambiente, di prendere la parola per il suo intervento introduttivo. Grazie Mariano. Grazie Presidente, grazie e buongiorno a tutti, buon inizio dei lavori. Queste sono sempre occasioni molto, molto importanti. Devo dire io, come sanno molti amici e colleghi, mi muovo molto poco al di fuori del Ministero per le enormi quantità di cose alle quali dobbiamo attendere ogni giorno. Però questi due momenti fondamentali che ci troviamo con l'ISPRA sono assolutamente essenziali per un confronto, quindi nel rapporto riguarda il rapporto dei rifiuti urbani e questo riguardante il rapporto dei rifiuti speciali. Hanno sottolineato sia il Presidente Vignaroli che il Ministro Costa il problema della qualità dei dati e quindi il ruolo centrale che deve assumere, sta continuando a assumere e devo dire sempre di più l'ISPRA, perché nella gestione delle questioni ambientali, delle vicende ambientali, sono le istituzioni pubbliche che sempre più debbono porsi in maniera centrale, con orgoglio anche e con una certa autorevolezza nel trasmettere delle comunicazioni, delle chiarificazioni, anche delle tranquillizzazioni al Paese. E questo è un punto sicuramente essenziale, lo ha l'ISPRA nel certificare, nell'attestarci la qualità del dato. Il contesto dei rifiuti speciali, indubbiamente, con tutte le sue complessità, i problemi, io adesso andrò un po' a volo d'uccello sulle varie problematiche, i punti rispetto ai quali sta lavorando il Ministero, però ci tranquillizza un po' di più rispetto a quello che sono i rifiuti urbani, quella è la parte un po' più patologica. Vedremo un po' oggi. Ci illustrerà prima di tutto credo la dottoressa Frittelloni sul nuovo rapporto rifiuti speciali del 2017. Io ricordo i dati un po' dello scorso anno, quindi la maggior parte dei rifiuti speciali si attestano nell'ambito della costruzione e demolizione. Fortunatamente nei rifiuti speciali c'è più attività di recupero che attività di smaltimento. E anche questo ci crea soddisfazione nella gestione, c'è più recupero di materia che recupero energetico, quindi tramite l'incenerimento. Vediamo un po' quindi lo sviluppo anche di quest'anno, se vengono confermati questi dati, se è un trend che si va a confermare. È stato fatto un accenno sia da parte del Ministro nel suo messaggio che da parte del Presidente della Commissione d'inchiesta, onorevole Vignaroli, sul discorso del recepimento delle direttive. Noi stiamo lavorando sul recepimento delle direttive in maniera molto intensa. Fino adesso è stato relativamente sotto traccia, stiamo incominciando a coinvolgere gli stakeholder e le varie associazioni. Una riunione importante già è stata tenuta da noi l'11 luglio scorso sui fanghi, sul primo testo normativo. Il recepimento delle normative sarà completato, viva Dio, a luglio 2020, è fra un anno, però di fatto è domani, perché con tutti i passaggi parlamentari, tutta l'elaborazione dei dati e le consultazioni, il tempo è ristretto. Con grande umiltà ci accingiamo a riscrivere la parte quarta del codice ambientale, cercando di fare tesoro su tutte le problematiche che abbiamo vissuto negli anni. Noi nella parte quarta abbiamo ancora oltre 100 o circa, o poco meno, o poco più, 100 decreti attuativi da attuare, da scrivere, da attuare. Quindi questa è indubbiamente una discrasia del sistema normativo. Cercheremo questa di colmarla. È chiaro che la norma ambientale, già la norma deve essere generale e astratta, come ci dicevano i nostri maestri di diritto, però chiaramente la norma ambientale è una norma ancora di più, ma che soggiace al fatto che deve affrontare questioni molto tecniche, per cui chiaramente l'intervento
di una normazione secondaria essenziale. Però la norma ordinaria non deve essere supina a questo, perché se no abbiamo una normativa che poi rimane tronca, rimane incompiuta, rimane problematica. E le amministrazioni, l'amministrazione centrale non riesce poi a sobbarcarsi questo peso. Perché a volte anche vedo da parte di altre istituzioni che quando si parla di ministero, e qui tralascio di dire quali sono le altre istituzioni di questo paese, pensano che il ministero sia chissà quale colosso immane. Se io vi dico sulle singole problematiche scottanti del paese, rispetto alle quali siamo sulle prime pagine dei giornali, per una minima nota che andiamo a firmare, le trattiamo in uno, due o tre persone, penso che sobbalzereste dalla sedia. Anche se cerchiamo di affrontarle, credo che le affrontiamo con tutta la serietà istituzionale che chi ci conosce sa che ci mettiamo nell'affrontare questi aspetti. Entrando un minimo nel merito, il legislatore comunitario nell'emanare la direttiva non si è molto soffermato sugli obiettivi dei rifiuti speciali, si è più soffermato sui rifiuti urbani, ma comunque alcuni aspetti indubbiamente li ha accolti, ci si è soffermato nell'individuare delle norme che poi noi andremo a recepire. Uno dei temi proprio riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione, che sono la parte centrale quantitativamente dei rifiuti speciali, e qui viene messa l'attenzione in particolare sul flusso dei rifiuti speciali da costruzione e demolizione, e viene introdotta la demolizione selettiva e la cernita dei materiali da rifiuti da costruzione e demolizione. Apro e chiudo parentesi, anche se poi mi ci riallargo. È un tema questo molto caldo, lo stiamo affrontando da molto tempo con un decreto End of Waste. Stiamo lavorando molto intensamente con l'ISPRA, già abbiamo un testo pronto, ma dobbiamo ancora affrontare alcuni aspetti per rendere più snello, più operativo il sistema. Perché con la nuova norma sul cosiddetto End of Waste, che è stata introdotta dal decreto sblocca cantieri, che dà la possibilità in maniera chiara che possano intervenire autorizzazioni caso per caso in via ordinaria anche rispetto alle costruzioni e demolizioni, richiamando i vecchi DM del 5 febbraio 98 in particolare, oltre agli altri due, rischia di non cogliere quelle le novità del settore degli ultimi anni. Quindi qui dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, ma dobbiamo fare uno sforzo ulteriore che deve coniugare tutti gli interessi del sistema paese, quindi gli interessi delle imprese ma anche gli interessi ambientali. Quindi abbiamo un dibattito già da tempo avviato e molto approfondito con l'ISPRA per vedere delle valutazioni sui limiti emissivi su alcuni aspetti che sono contenuti nella costruzione e demolizioni. Siamo ottimisti di proseguire questo lavoro e di condurlo a breve a soluzione per far uscire questo decreto End of Waste. Riproseguo col tema End of Waste, questo è un tema caldo. Il Ministro si è molto e si sta molto impegnando su questo tema. Io cerco di ragionare in positivo. La norma End of Waste che è uscita nel DL 32 del 2019 indubbiamente è una norma che va letta come un bicchiere che incomincia a essere pieno. Non è un bicchiere pieno. E perché appunto permette, fotografa, ricognisce, diciamo, quella parte dell'articolo 184 ter, comma 3, che già ci diceva che potevano essere utilizzati le forme semplificate autorizzatorie di cui gli articoli 214 bla 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 DM 5 febbraio 98.
Poi ci dice che possono essere emesse autorizzazioni ordinarie, articoli 288 seguenti, seguendo però i criteri del 5 febbraio 1998, più altri due che sono relativi ai rifiuti speciali e un altro decreto per altre tipologie di rifiuti. Tenendo conto ai criteri, qui purtroppo entriamo un po' in un tecnicismo, chi è della materia lo sa benissimo, la maneggia, chi non lo è gli prende un cerchio alla testa leggendo le nostre norme, ma questa è la storia di questo Paese. E quindi fa riferimento all'allegato 1, suballegato 1, in poche parole ci si riferisce però a un momento, diciamo, del Paese che deve andare in evoluzione. Quindi questa è una norma rispetto alla quale il Governo si è molto impegnato ed è uscita. Indubbiamente non ci neghiamo che ci sono interpretazioni diversificate, politiche. Ci si sta confrontando, il Ministro si sta molto impegnando, ci stiamo vedendo con molta frequenza col Ministro, con l'Ufficio Legislativo, con i parlamentari, stiamo ragionando su come far evolvere questa norma. Quindi non diamo per scontato che è uscita questa, abbiamo chiuso, quindi apriamo il fronte delle critiche, cerchiamo di ragionare su questi temi in maniera evolutiva, anche se sono diciamo temi dolorosi tra virgolette, perché sono temi che una volta poi risolte queste problematiche andremmo verso quell'accelerazione del sistema industriale di cui parlava il Presidente Vignaroli riguardo all'economia circolare. Su questo tema dell'end-to-waste indubbiamente ci aiuta il legislatore comunitario, che ha riformulato l'articolo 6 parlando di autorizzazioni caso per caso da parte delle autorità competenti. Qui dovremmo riscrivere non pedissequamente ricopiando la norma della direttiva comunitaria, ma cercando di gestire nella maniera più garantista possibile, perché dobbiamo vedere se questa autorizzazione caso per caso può essere demandata così bellamente all'autorità competenti o occorrono delle linee guida di indirizzo. Già di linee guida parla la norma sblocca cantieri, ma sono decreti linee guida, ripeto, vincolati a come è scritto adesso la norma sblocca cantieri relativa all'end-to-waste. Sul tema end-to-waste il discorso non finisce qui. Io ricordo che proprio l'altro anno affrontai lo stesso tema nel rapporto rifiuti speciali, tra l'altro si era appena insediato il ministro Costa, credo che era la prima uscita pubblica del ministro in un contesto, diciamo, più o meno parlamentare. E noi andiamo avanti come Ministero sui decreti end-to-waste. Andiamo avanti con tutte le difficoltà che rappresentavo prima, perché lo stesso mio nucleo ristretto che si occupa di decreti end-to-waste si occupa di altre 7-8 cose, la maggior parte tutte emergenziali. Stiamo lavorando su 14 decreti end-to-waste. Si potrebbe dire ma così pochi rispetto a tutta la realtà industriale, oppure si potrebbe dire sono abbastanza. Vari amici e colleghi che sono qui presenti sanno quanto la mia direzione si confronta pure col mondo delle imprese, come dire, mondo delle imprese, rappresentami qual è la tua esigenza su tipologie particolari di rifiuto, portami già un lavoro tecnico-scientifico rispetto a questi rifiuti, io lavoro e lo calo nel concreto insieme all'ISPRA, se del caso su alcuni aspetti anche con l'Istituto Superiore di Sanità, perché ci sono aspetti ambientali, qualora l'ISPRA lo ritenga questo opportuno. La lavorazione di un decreto end-to-waste è una lavorazione molto complessa, per questo ci sono tempi di uscita molto lunghi, dovuti a due fattori. Uno, perché c'è un discorso di approfondimento molto delicato, per cui poi la ricaduta è che dobbiamo far uscire un rifiuto, farlo diventare materia prima seconda. Questo è un paese che si appassiona anche molto ai complotti rispetto ad altri paesi europei, quindi nessuno di noi vuole andare soggetto ad avvisi di garanzia per smaltimento illecito di rifiuti, e quindi
dobbiamo approfondire se effettivamente, e quindi il lavoro è molto capillare, per approfondire se quel rifiuto può uscire dal parterre di rifiuti e diventare materia prima seconda. Poi c'è tutto anche un passaggio dovuto alle norme che abbiamo. Allora, dobbiamo passare per il parere del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato molte diverse volte fa pareri interlocutori e ritorna indietro, lo dobbiamo rimandare. Passiamo per il Dipartimento Affari Giuridici della Presidenza del Consiglio, che fa le sue valutazioni. Passiamo per la notifica della Commissione Europea, perché sono norme tecniche, ritorna, se non ci sono osservazioni dagli altri Stati membri, viene firmato dal Ministro, viene mandato dalla Corte dei Conti per il controllo preventivo, che deve fare, che fa le sue osservazioni. Solo per la parte procedurale passa circa un anno, dai 10 ai 12 mesi, quando non ci sono intoppi. Su questo certo è un discorso, e io qui parlo alla parte politiche presenti, c'è sicuramente un problema probabilmente anche di snellimento di norme primarie, dove andare a snellire questi passaggi, e che magari ognuno di questi attori istituzionali si renda conto che fa parte di un sistema paese. Quindi, rendendosi conto qual è l'obiettivo finale, che sono decreti che sbloccano il paese, e quindi ognuno deve fare la sua parte per fare in modo che ci sia una snellezza nelle procedure. Questo è un punto molto importante e io da direttore generale lo rappresento al mio ministro, lo rappresento ai parlamentari che, con i quali comunemente ci vediamo, col presidente Vignaroli, col quale abbiamo un ottimo rapporto già consolidato di amicizia e di stima. Scusate se mi sono soffermato di più sul tema Endowest, ma indubbiamente è un tema tra i più caldi che stiamo trattando. Altri aspetti, diciamo, della direttiva sono stati già accennati anche nel messaggio del Ministro, e sulla responsabilità estesa del produttore, che riguarda anche quella, ovviamente, oltre che i rifiuti urbani, i rifiuti speciali. Quindi qui sono stati individuati dal legislatore comunitario altri dettami che noi già avevamo, devo dire, nell'articolo 178 bis del codice ambientale, ma che sono stati più delineati in maniera analitica nell'articolo 8 bis della direttiva, quindi è stato introdotto un ulteriore articolo. Abbiamo una parte aggiuntiva sulla direttiva comunitaria sulla rigenerazione degli oli usati. Noi siamo un paese di eccellenza su questo, altri paesi vanno sul recupero energetico. Su questo è stata introdotta dal parte del legislatore comunitario ancora di più il discorso della raccolta differenziata, della rigenerazione degli oli usati, con un obiettivo da andare a verificare per il 2022. Altre modifiche della direttiva che riguardano i rifiuti speciali riguardano anche la parte della direttiva imballaggi, che noi pensiamo sempre agli imballaggi come rifiuti urbani, ma c'è anche la parte dei rifiuti speciali, con individuazione di obiettivi più performanti, ma rispetto a un settore che comunque questi obiettivi li ha garantiti negli anni, col lavoro fatto dai consorzi che l'abbiamo visto in altri contesti di approfondimento, è un sistema che ha dato molto al sistema ambientale, ma che indubbiamente ha bisogno di un restyling, di un approfondimento, di un'evoluzione. Nell'ambito delle direttive del pacchetto rifiuti c'è anche il tema delle discariche, quindi il contenimento del conferimento in discarica, dello smaltimento, che è un tema più caldo, più patologico sui rifiuti urbani, meno sui rifiuti speciali, che sono sicuramente una filiera più virtuosa anche nell'ambito dello smaltimento. E qui ci fermiamo sul discorso della direttiva. Concludo su altri aspetti rispetto ai quali ci stiamo occupando nell'ambito dei rifiuti speciali. Uno riguarda l'attuazione del regolamento del 97 sui rifiuti pericolosi, in particolare sull'attribuzione della caratteristica di pericolo HQ14 per gli ecotossici dei rifiuti pericolosi. Qui abbiamo lavorato molto intensamente nei mesi scorsi con ISPRA per una convenzione e nella predisposizione di linee guida
a seguito di uno studio specifico per la preparazione di campioni da sottoporre a test biologici per l'individuazione di metodologie e di valori da applicare a test biologici per 5 importanti flussi di rifiuti. Altro tema che al di fuori delle direttive è stato accennato dal Presidente Vignaroli è il discorso dei fanghi. L'ho accennato io prima, è uno dei criteri di delega, non ne parla il legislatore comunitario, ne parliamo noi nei criteri di delega che stanno per essere approvati. Abbiamo già predisposto un testo che abbiamo discusso, incominciato a discutere con gli stakeholder l'11 luglio, che parallelamente stiamo approfondendo con l'ufficio legislativo del Ministro. È un testo importante perché va a ridefinire dei valori limiti e va a introdurre dei valori non previsti nel decreto legislativo 99 del 92. Ci sono state pronunce giurisprudenziali che sembrano consolidarsi allo Stato nell'attribuzione di valori attinenti alle bonifiche rispetto ai fanghi. Questo sta comportando delle sofferenze per lo spandimento dei fanghi in agricoltura. Noi su questo abbiamo già negli anni fatto dei lavori importanti su un decreto applicativo modificativo del decreto legislativo del 92. Un decreto già era pronto, si fermò negli anni scorsi per un niet da parte delle politiche agricole perché c'erano delle questioni da approfondire. È stato ripreso in maniera sostanziale dai nostri uffici lo scorso anno. Era arrivato ad un decreto consolidato, passato in conferenza Stato-Regioni, però c'è stato bisogno di un'ulteriore considerazione e ragionamenti. Si fermò quel decreto, già lavorato comunque con l'Istituto Superiore di Sanità, quindi già era arrivato a un punto di maturazione, e di questo ne abbiamo fatto tesoro per fare il nuovo decreto legislativo sui fanghi. E visto che c'era però una situazione di emergenza sul territorio nazionale l'estate scorsa, abbiamo colto l'occasione del decreto legge su Genova e all'articolo 41 è stato introdotto intanto una norma primaria sui fanghi che ha delineato già dei limiti. Non bastava questo, tant'è che già il legislatore del DL Genova faceva riferimento a una rimodulazione complessiva della normativa, quindi non del solo singolo decreto, che in un primo momento della stesura c'era, ci ha dato modo, sì, di allungare i tempi, ma comunque di fare un lavoro più organico. Detto questo, abbiamo messo a regime la normativa e quindi speriamo a breve di avere anche con un confronto fattivo con le categorie, cercando di contemperare tutti gli aspetti. Ad esempio, abbiamo cercato di buttare dentro il discorso del recupero del fosforo, cosa mai approfondita. Ci abbiamo un tema caldo, ancora dibattuto, alzo le mani per le decisioni finali che prenderemo, e per chi lo sa è un tema però caldo, questo è sui gessi di defecazione che dobbiamo ben approfondire se farlo rientrare a pieno titolo nell'ambito dei rifiuti o meno. Io mi fermerei qui, altri temi sono nei rifiuti speciali, ma li accenno solamente, è il discorso dei RAE, dei veicoli fuori uso e dei pneumatici fuori uso. Rispetto a ognuno di questi settori stiamo andando avanti, in particolare sui veicoli fuori uso e sui RAE saranno oggetto anche questi di una rimodulazione a valle delle direttive comunitarie. Rispetto al PFU invece siamo addirittura d'arrivo con un decreto modificativo del decreto famoso 82 del 2011 che mise la prima regolamentazione in tema. Scusate per la lunghezza, magari se c'è stata, dei temi trattati o anche della superficialità, e proseguiamo con i nostri lavori. Ringrazio il direttore Grillo per questo intervento che ci ha dato una tangibile dimostrazione di quanto i dati che presentiamo oggi poi vadano ad influire direttamente su politiche e su attività, anche alla luce di quelle che sono le iniziative in cantiere negli uffici del Ministero dell'Ambiente.
Ora lancerò il video di presentazione dei dati a cura di Ricicla TV, che ringrazio per la collaborazione. Sarà di fatto il video che introdurrà poi le due sessioni successive, quella tecnica e quella poi più di discussione di carattere politico istituzionale. Ricordo anche che l'evento di oggi viene trasmesso in streaming attraverso la web television di Ispress NPA. Non so se questo valga con la nuova normativa sulla privacy a temperare tutti gli obblighi di legge, ma comunque questo l'abbiamo detto, quindi coloro che non si volessero far riprendere o che non intendessero che i propri contenuti vengano divulgati sono pregati di comunicarlo alla nostra segreteria organizzativa. Allora chiedo cortesemente ai colleghi che si occupano in fondo per la parte tecnica e che ringrazio per il loro contributo di oggi di lanciare il video. Grazie. Il rapporto rifiuti speciali redatto da Ispra in collaborazione con le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente fornisce un quadro di informazioni oggettivo, puntuale e sempre aggiornato sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi in Italia. Nel 2017 la produzione nazionale di rifiuti speciali è cresciuta del 2,9% per un totale di 138,9 milioni di tonnellate. Cresce di oltre 3,9 milioni di tonnellate la produzione totale di rifiuti non pericolosi con un più 3,1%, mentre resta stabile la produzione di rifiuti pericolosi più 0,6%, corrispondente a 60.000 tonnellate. Il maggior contributo è dato dal settore delle costruzioni e demolizioni con oltre 57,4 milioni di tonnellate, il 41,3% del totale prodotto. Il settore manifatturiero produce invece il 39,7% del totale dei rifiuti speciali pericolosi, corrispondente a 3,8 milioni di tonnellate. La maggior parte dei rifiuti speciali, il 58,3% del totale, è prodotta al nord Italia, il 18% è prodotto al centro, mentre il 23,7% è prodotto al sud. Gli impianti di gestione dei rifiuti speciali operativi nel 2017 sono 11.209 e hanno trattato 147,1 milioni di tonnellate, 137,6 milioni di tonnellate, pari al 93,5% del totale, sono non pericolosi e i restanti 9,5 milioni di tonnellate, pari al 6,5% del totale, sono invece pericolosi. Nel 2017 i rifiuti gestiti aumentano del 4,1%, le quantità avviate al recupero aumentano del 7,7%, mentre i rifiuti avviati a smaltimento diminuiscono dell'8,4%. Lo smaltimento in discarica interessa circa 12 milioni di tonnellate di rifiuti, soprattutto non pericolosi. Rispetto al 2016 si registra una flessione dello 0,5%. Il 53,8% del totale dei rifiuti smaltito in discarica è stato conferito in impianti del nord, il 21% al centro e il 25,2% al sud. L'attività di gestione prevalente è il recupero di materia con il 67,4% del totale. Con oltre 54,3 milioni di tonnellate, l'operazione di riciclo o recupero di altre sostanze inorganiche è quella più utilizzata, riguardando il 36,9% del totale gestito. Superando il 65%, l'Italia si colloca tra i primi paesi in Europa per quantitativi di rifiuti speciali riciclati. La quantità totale di rifiuti speciali esportata nel 2017 è pari a 3,1 milioni di tonnellate, sono invece 6,6 milioni le tonnellate importate. Bene, allora nel ringraziare ancora per il video, che penso meriti un applauso anche per i colleghi che l'hanno... Io volevo invitare qui al mio posto Alessandro Bratti, che è il direttore generale dell'ISPRA, che modererà la parte tecnica. Io volevo solo ringraziare tutti coloro che parteciperanno
a queste due sessioni, li cito solamente con nome e cognome: Andrea Bianchi, Lucia Leonessi, Chicco Testa, Marcello Mossaverre, Mauro Grotto, Filippo Brandolini e Stefano Ciafani per la parte tecnica. Ringrazio poi i parlamentari che interverranno successivamente, i membri del Parlamento Braga, Briziarelli, Muroni, Zolezzi, Polverini e Zolezzi, che oggi hanno accettato di commentare con noi questi dati. Credo che il direttore generale voglia illustrare brevemente, poi chiamerà lui. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, come avete visto, quest'anno abbiamo deciso insieme ai colleghi del Centro Nazionale dei Rifiuti, che ringrazio ovviamente per il lavoro svolto, così come ringrazio la comunicazione, insomma tutti quelli che hanno contribuito di ISPRA a lavorare e a rendere possibile la giornata di oggi. Però abbiamo deciso un format un po' particolare, abbiamo scelto una serie di indicatori di fatto, e poi abbiamo chiesto ad alcune rappresentanze del mondo produttivo, direi la stragrande maggioranza, forse non le abbiamo prese tutte, ma è sempre molto complicato e complesso, di commentare questi indicatori. I dati macro sono quelli che sono stati mostrati nel video. Sottolineo solo un aspetto sull'import-export, perché se no ho anche visto le domande che vengono fatte, se no non si capisce bene, perché in realtà noi, se uno guarda il dato macro, importiamo più rifiuti di quelli che esportiamo. Uno dice: ma come mai, visto che si parla sempre di una certa crisi, si porta dentro tutta sta roba? In realtà la stragrande maggioranza dei rifiuti che importiamo sono rottami ferrosi che vengono richiesti dal nostro mondo, che è il mondo delle acciaierie, per cui è di fatto un rifiuto, ma c'è una forte richiesta da parte di un pezzo del sistema imprenditoriale e nazionale. Cosa diversa è l'esportazione, che invece siamo costretti a fare in buona parte perché non ci sono, soprattutto nel settore dei rifiuti pericolosi, come veniva ricordato anche nella dichiarazione del Ministro, impianti in grado di trattare in maniera esaustiva questioni come l'amianto e i rifiuti pericolosi. Quindi quell'export lì è un export più di, come posso dire, di necessità rispetto all'altro import. Ecco, questo è importante, così come è sempre importante dietro i numeri andare a vedere cosa c'è. Detto questo, io chiamerei subito Andrea Bianchi e la dottoressa Leonessi, in rappresentanza appunto di Confindustria, la dottoressa Lucia Leonessi. Se vi accomodate magari, ecco, abbiamo una quindicina di minuti più o meno, ecco, 12 minuti in realtà, prego. L'indicatore che vi è chiesto un po' su cui ragionare, e d'altronde insomma chi meglio di voi lo potrebbe fare, è il tema della produzione. Abbiamo visto dal video che è stato realizzato che c'è un tema appunto legato alla produzione di aumento dei rifiuti speciali. Anche è vero che sia nell'aumento, ma lo vedremo anche nel trattamento. Vedete, lì c'è una diapositiva alle spalle, forse voi non l'avete, però forse la riuscite a vedere di qua, sì. Però non dei veicoli fuori uso, quindi c'ho bisogno di quella sulla produzione, che schematizza poi di fatto i dati che già vi abbiamo dato, però dove si vede chiaramente che c'è questo aumento produttivo, che può essere letto in diversi modi, perché non c'è dubbio che forse è anche legato a una certa ripresa economica, perché come è noto è così anche nei rifiuti urbani, l'indicatore della produzione dei rifiuti non è disaccoppiato rispetto al PIL, cioè è un indicatore che quando aumenta l'economia aumenta anche il rifiuto, a differenza per esempio di altri indicatori in Italia come emissioni di CO2, dove invece si è riusciti ad avere un minimo di disaccoppiamento, per cui anche in presenza di incremento della produzione si ha una diminuzione di emissioni di CO2, che è un po' l'obiettivo, no, anche a livello comunitario, che si vorrebbe raggiungere, questo del disaccoppiamento. Sui rifiuti non ci siamo ancora. Qui si capisce chiaramente che tanta produzione è ovviamente in una parte precisa del paese, basta guardare questa cartina, e quindi insomma volevo sapere da voi un po' un commento da un punto di vista
vostro, dal vostro punto di vista, di questo stato, insomma, dei risultati del rapporto. Quindi non so chi inizia prima. Vado, Andrea, okay. Prego. Allora, no, intanto grazie molto per l'invito. Allora, il rapporto, come sempre, è molto interessante, ricco di dati. Io credo che tu hai sottolineato un dato centrale da cui vorrei far partire il mio ragionamento, cioè nonostante noi continuiamo a registrare performance molto buone da parte del settore industriale, nel senso che recuperiamo una parte molto consistente con una crescita del recupero di materia e inoltre si riduce il ricorso alla discarica, però continuiamo a registrare che non abbiamo realizzato quell'obiettivo a cui tu facevi riferimento, cioè sostanzialmente l'obiettivo del disaccoppiamento. Cioè ad un incremento della produzione industriale del 2,8% corrisponde un incremento addirittura superiore del 2,9% della produzione di rifiuti. Quindi il tema del disaccoppiamento della crescita della produzione con il recupero e con la produzione di rifiuti è senz'altro la questione che abbiamo di fronte e che dobbiamo affrontare. È evidente che da questo punto di vista abbiamo bisogno di la cosa che ci aiuta maggiormente per poter andare verso la direzione della prevenzione dei rifiuti, che è uno degli aspetti centrali dell'economia circolare, è un forte investimento sull'ecodesign, cioè sulla capacità di progettare e realizzare prodotti che abbiano caratteristiche, abbiano sostanzialmente tre caratteristiche. La prima caratteristica è che siano fatti in modo tale che il materiale possa essere facilmente recuperato, che abbiano una durabilità lunga nel termine e che superino il concetto di deperimento programmato. Cioè questi sono i tre elementi sui quali occorre lavorare affinché nell'adozione della direttiva dell'ecodesign, affinché il sistema industriale sia in condizione non soltanto di essere virtuoso dal punto di vista del recupero della materia, ma di essere virtuoso dal punto di vista della prevenzione nella produzione dei rifiuti. È chiaro che per far questo occorrono investimenti, cioè occorre una fortissima azione di rinnovamento del sistema industriale italiano e occorrono investimenti in quelli che sono i classici elementi di crescita di un sistema di imprese. Occorrono investimenti in ricerca e sviluppo, occorrono una riconversione degli impianti e quindi una azione diretta sugli impianti industriali. Da questo punto di vista, a mio parere, ci può venire incontro quello che è l'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare le tecnologie digitali. Quando parliamo del mondo industria 4.0, in realtà parliamo di un presupposto anche per poter passare ad un'ottica da un paradigma di economia lineare a un paradigma di economia circolare. Tutto l'utilizzo delle tecnologie digitali è strategico da questo punto di vista e quindi noi abbiamo proposto al governo e continueremo a proporre di mettere in sinergia la strategia di politica industriale su Industria 4.0 che ha prodotto effettivamente risultati molto positivi sul versante delle imprese. Calcoliamo che a seguito degli incentivi iper e super ammortamento nel 2017 e nel 2018 abbiamo registrato per la prima volta dopo 10 anni di stallo una ripresa degli investimenti da parte delle imprese. È chiaro che dobbiamo qualificare gli investimenti da parte delle imprese non soltanto in un'ottica di digitalizzazione ma anche in un'ottica di economia circolare e sviluppo di impianti efficienti. Quindi prima proposta che noi mettiamo in campo per affrontare questa questione, perché il tema del disaccoppiamento così come della CO2 è assolutamente strategico nel campo dell'economia circolare, è quello di allargare, ampliare il campo di azione degli strumenti Industria 4.0 ai temi dell'economia circolare. Quindi questo è il primo elemento che secondo me possiamo mettere sul tavolo. Poi è evidente che le imprese da sole non sono in condizioni di risolvere tutti i problemi che abbiamo, perché se è vero che abbiamo un problema di prevenzione dei rifiuti, poi abbiamo un problema di gestione dei rifiuti efficiente. E da questo punto di vista registriamo una serie di difficoltà nel corso degli ultimi anni. I costi di gestione dei rifiuti sono enormemente aumentati, il conferimento in discarica è passato dai 100 euro ai 300 euro e con questo rendendo meno efficiente l'intera catena, l'intera filiera dell'economia circolare.
e quindi da questo punto di vista abbiamo bisogno di un assetto normativo che in qualche modo accompagni questo processo di utilizzo efficiente dei rifiuti. Da questo punto di vista torno rapidissimamente su un tema ampiamente affrontato dal direttore Grillo. Il tema del land waste è oggettivamente emblematico di come il Paese sia incapace di adottare un'ottica di politica industriale ai temi dell'economia circolare. Land waste, quindi il caso per caso, era una soluzione italiana ad una questione. La direttiva europea addirittura recepisce la posizione italiana in questi termini, e nel momento in cui la direttiva europea ci apriva spazi per confermare l'approccio del caso per caso, noi con la sentenza del Consiglio di Stato in realtà facciamo un passo indietro. Il decreto sblocca cantieri, come diceva Mariano Grillo, ha affrontato la questione, l'ha affrontata in maniera assolutamente insufficiente rispetto alle nostre esigenze, perché il decreto lo sblocca cantieri affronta le produzioni tradizionali, diciamo, facendo riferimento a decreti vecchi, e invece sta bloccando quelli che sono gli investimenti in innovazione. Quindi il primo elemento dal punto di vista della normazione è creare un consenso ampio, vasto, di forze politiche e di forze rappresentative sia dell'aspetto imprenditoriale che dell'aspetto ambientale, perché si arrivi a una modifica del decreto dello sblocca cantieri con un provvedimento che in qualche modo liberalizzi e ripristini il caso per caso anche nei casi di provvedimenti di utilizzo di materiali innovativi. C'è da lavorare su altre questioni, sempre in relazione alla normazione, abbiamo un problema che riguarda lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti, quindi abbiamo proposto da questo punto di vista, in attesa della realizzazione di impianti, che si faccia una norma che in qualche modo aumenti la capacità di stoccaggio e di recupero dei rifiuti. E poi, e vado a chiudere perché credo che il tempo sia scaduto, abbiamo un problema di affrontare il tema del recupero dei rifiuti in termini più generali. Noi l'abbiamo sempre detto, noi siamo assolutamente favorevoli al tema del recupero della materia, ma pur rispettando e traguardando gli obiettivi europei in termini di recupero di materia, resterà sempre un elemento di scarto che attualmente noi gestiamo fondamentalmente con la discarica. Visto che la direttiva europea ci impone una riduzione al 10% della discarica, c'è uno spazio residuale che va assolutamente colmato in termini di termovalorizzazione. Noi abbiamo calcolato che il residuo di materia, pur ragguardando tutti gli obiettivi che la Commissione ci dà, è di circa 5 milioni di tonnellate l'anno. 5 milioni di tonnellate vuol dire circa 10 impianti di termovalorizzazione, l'attuale fabbisogno del Paese su tutta Italia, il che vuol dire, rispetto al dibattito polarizzato di qualche mese fa tra un termovalorizzatore a provincia o il termovalorizzatore come cabina telefonica, che invece dobbiamo porci in una situazione molto pragmatica, cioè una situazione in cui si faccia un piano per il Paese di quali sono le esigenze, tenuto conto il traghettamento degli obiettivi di recupero di materia, che sono per noi naturalmente strategici, perché recupero di materia per noi vuol dire anche recupero di efficienza del sistema. Quindi da questo punto di vista quello che chiediamo fondamentalmente è una politica industriale nel settore dell'economia circolare, una politica industriale che punti sull'eco design, sulla prevenzione, faccia ricerca, incroci le tecnologie 4.0 e poi sviluppi una capacità impiantistica del Paese all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte. Grazie. Ora darei la parola, proprio per concludere l'intervento sul tema produzione, Lucia Leonessi, che appunto è il direttore generale di Cisambiente Confindustria, che rappresenta un notevolissimo numero di imprese anche che si occupano di raccolta, se non sbaglio, no? Quindi in realtà anche voi in un tema di ciclo industriale la vostra da dire sul tema produzione l'avete, quindi prego. Allora, in realtà non voglio dire che sbagli, però in realtà si può dire, perché Cisambiente Confindustria è nata 3 anni fa, oggi raggruppa più di 300 aziende, di cui solo, non
non saprei la percentuale. Forse sposta il telefono. Sì. La percentuale esatta che si occupa di igiene classica e di raccolta, ma noi abbiamo praticamente la totalità delle filiere del settore, tranne qualche completamento ancora da fare, siamo suddivisi per tutti i materiali, abbiamo tutta l'impiantistica di riferimento e non solo, anche tutta la produzione delle attrezzature di riferimento, più la produzione dell'energia, che ovviamente è lo scopo finale, perché il primo obiettivo è quello del recupero della materia, ma in ogni caso i nostri impianti, per citarne per esempio uno e due in divenire, già in richiesta di qualifica per l'ottenimento dell'incentivo con il nuovo decreto per la produzione di biometano, siamo in realtà oggi più che raccolta e basta, siamo a 360 gradi quello che è l'economia circolare, per cui potrei evitare anche di dire alcune cose, e le evito infatti perché le ha già dette il collega Andrea Bianchi. Ovviamente le necessità sono quelle di avere i regolamenti end of waste, questo è evidente, di avere anche una riorganizzazione degli impianti, ma aggiungo che Cisambiente si vuole anche porre come paladina di quello che è una politica ambientale ed ecologica reale, che rientra pienamente e pieno diritto nell'economia circolare, per cui ridurre la quantità al minimo di quello che può essere la discarica o l'incenerimento e recuperare la materia, cercando anche di fare uno sforzo, ove possibile, in alcune aziende, togliendo quello che è indispensabile produrre in plastica o usare in carta, ma cercare di fare qualcosa che sia davvero una produzione minore, un'immissione minore di alcune categorie di rifiuti, in modo da non creare quel collo di bottiglia degli stoccaggi che sì, anche noi abbiamo chiesto ad ARERA di aumentare nella tempistica e nelle modalità di stoccaggio per evitare delle problematiche incresciose che poi vadano a finire dall'onorevole Vignaroli come commissione bicamerale, però per evitare questo si può anche lavorare nella sensibilizzazione di questo che Cisambiente sta facendo, anche con la creazione non solo di queste filiere tematiche ma di molti consorsi volontari che stiamo mettendo in piedi e di progetti che stiamo proponendo a livello nazionale, come ad esempio una cosa che riguarda i bambini e il modo per portarli a scuola, che non anticipo troppo ma che sarà una campagna di fine anno molto importante. E un'altra cosa che per esempio vi faccio su un materiale, un esempio per chiudere, abbiamo parlato di materiali che non ha l'Italia, materiali ferrosi, acciaio. Noi abbiamo un progetto, abbiamo calcolato che sono più di 4 milioni di tonnellate di acciaio puro, quello dei bomboloni del GPL da trazione che viene tolto dalle auto e dai camion. Abbiamo nel nostro interno tutte le officine che fanno questa sostituzione, abbiamo individuato la piattaforma di recupero, abbiamo una volontà e stiamo concretizzando un consorzio che volontariamente recuperi questo prodotto, lo rimetta nel mercato in un modo corretto e controllando che non ci siano dispersioni e che venga ripreso questo materiale che è preziosissimo in modo esatto. Tutto questo richiede un grande sforzo perché l'industria, come diceva giustamente il dottor Bianchi, deve sapersi modificare senza rimetterci, ma la nostra stima è che non solo non ci rimetterà economicamente, ma avremo anche tanti posti di lavoro in più. E dunque non è vero, la tecnologia non li toglierà, cambierà il modo di lavorare nell'ambiente. L'ambiente oggi, l'ecologia, l'economia circolare, di cui Cisambiente penso sia il cuore in qualche modo, ricoprendo tutta la filiera, perché raccoglie dopo la produzione e riporta alla produzione il materiale, per questo mi trovo a fianco della produzione, perché in realtà siamo quelli che alimentano con le materie la produzione di nuovo, senza distruggere materia prima ove possibile. Grazie. Grazie. Vi ringrazio, grazie del vostro intervento e dei preziosi suggerimenti. Ora affrontiamo un altro indicatore che riteniamo molto importante, siamo partiti per la produzione per il ragionamento, insomma, tenendo presente anche la gerarchia a livello europeo. Il tema dell'end of waste sicuramente è un tema molto importante anche per chi deve controllare, non vi sfugge che sia le attività delle agenzie, soprattutto ambientali, che sono sul territorio, ma anche gli stessi corpi di polizia giudiziaria, NOE, forestali, abbiano la necessità
ovviamente di avere chiarezza nel momento in cui si va anche a controllare, quindi non c'è solo un problema di chi produce e dell'impresa giustamente, ma anche poi di chi deve andare a controllare l'autorizzazione, se poi capire se quell'autorizzazione è in linea o non è in linea con la normativa vigente, al di là della giustezza o meno della normativa. Bene, chiederei a Federico Testa, a Chicco Testa, scusa, di venire al tavolo. No, perché c'è un quasi omonimo che è Federico, che è un amico, esatto. Presidente appunto di Fisas Ambiente, dove a lui gli chiederemo di affrontare un tema importantissimo, come anche lo era quello della produzione, che riguarda il tema della gestione dei rifiuti speciali. Ecco, questa è una sintesi di fatto del dati che si facevano vedere prima, e come si vede chiaramente da questa sintesi, che poi è proiettata, quindi anche in sala la possono vedere. E, insomma, la produzione, lo dicevamo prima, è aumentata, però questi rifiuti in un qualche modo devono essere gestiti, quindi una parte va all'estero, una parte forse meglio che negli urbani, devo dire, c'è una strutturazione migliore dell'impiantistica, però probabilmente un po' di lavoro c'è da fare, anche perché l'impiantistica è distribuita come così negli urbani, molto dal punto di vista geografico, in maniera assolutamente non simmetrica. Prego. No, hai detto benissimo, sono perfettamente d'accordo. Intanto questi dati ci dicono una cosa molto importante: c'è un 67,4% di recupero materiali, e questo è avvenuto ben prima di quando si parlasse di economia circolare, di end waste, eccetera, eccetera, su iniziativa prevalentemente dell'industria. L'industria italiana è un'industria che è nata in carenza di materie prime sin dal dopoguerra. Sono figure che noi non ricordiamo nemmeno più. Quando ero ragazzino io c'era lo straccivendolo, no? L'industria di Prato è nata l'industria tessile di Prato è nata in buona parte sul recupero di stracci abbandonati. C'era il recupero di materiali ferrosi, era una cosa che si faceva nell'immediato dopoguerra, addirittura a livello quasi domestico. Se voi andate a vedere l'origine di alcune delle famiglie che oggi sono proprietarie degli impianti siderurgici italiani, per esempio nel Bresciano, trovate famiglie che sono nate come recuperatori di materiali ferrosi, le prime fonderie, eccetera, 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 no? Quindi mi verrebbe da dire, se volete migliorare ulteriormente gli obiettivi di recupero del materiale, per favore lasciate libera l'impresa di trovare le convenienze che riesce a trovare, perché abbiamo un'industria più consapevole, un'industria che non vuole correre rischi, un'industria che continua ad avere bisogno di recuperare i materiali per i motivi economici generali che abbiamo detto. E non vi nascondo che c'è il timore che tutta questa discussione sull'end of waste, discussione paradossale, capisco le difficoltà che Grillo ha esposto, le conosco benissimo, però qualche volta dobbiamo fare tutti lo sforzo di semplificare le cose e di cercare di guardarle nella loro cruda oggettività, no? Cercando di levarci di mezzo tutte le sovrastrutture che purtroppo il nostro sistema spesso ci impone, cercando di andare dritti all'obiettivo. La preoccupazione oggi è che norme end of waste, che sono basate sul sospetto che si voglia eliminare dalla normativa, diciamo, penale, no, una parte, certe quantità di rifiuti, no? Cioè che chi finisca per complicare le cose, lo dico a te Grillo, ma so che capisci, a complicare le cose anziché a semplificarle. Nel frattempo ci sono problemi molto grossi. A proposito del complificare e semplificare, posso raccontare un episodio. In una riunione con un'importante regione italiana, a un certo punto si prende la decisione di mandare una lettera al Ministero e la persona, il dirigente incaricata di scriverla, dice: però facciamo una cosa, non usiamo l'espressione end waste, perché sennò al Ministero entrano in sospetto. È meglio che parliamo di riciclo in termini generali. No, ti dico per dire qual è il clima. Cioè end waste è diventata una parolaccia secondo alcuni in certe situazioni, no? Quindi prima questione,
Per favore. Ah, ecco, pure facevo l'esempio delle ceneri di incenerimento, che non si sa più da che cosa farne, per cui si bloccano le ceneri di incenerimento, si bloccano gli inceneritori. Attenzione, negli speciali gli inceneritori pesano per l'1%, quindi, ma sappiamo che ci sono materiali non riciclabili, ce lo dicono prima di tutto le leggi della fisica, dei materiali e della termodinamica, cioè non tutto è riciclabile, non tutto è riciclabile più volte, non tutto è riciclabile in eterno, e quindi c'è una certa quantità di materiali, questo riguarda gli urbani e riguarda anche gli speciali, che inevitabilmente devono essere innocuizzati, diciamo così, in altro modo, e le soluzioni sono o la discarica, o l'incenerimento, o lo stoccaggio provvisorio, e di tutte queste tre cose abbiamo assolutamente bisogno. Lo dimostra quello che tu hai detto correttamente in premessa di questo incontro, perché i 3 milioni e mezzo di tonnellate, 3 milioni di tonnellate per gli speciali che esportiamo, li esportiamo fondamentalmente perché non c'è possibilità di gestirli sul territorio nazionale. Costo per il sistema paese 1 miliardo circa, mancati investimenti possibili, qualche decina di migliaia di posti di lavoro buttato via. La direttrice di Assoambiente lunedì riceverà l'addetto commerciale dell'ambasciata svedese, che viene a dirci che se abbiamo bisogno loro hanno impianti in cui noi possiamo tranquillamente esportare i nostri rifiuti a cifre naturalmente piuttosto interessanti. Quindi, e concludo, io non posso far altro che ripetere mille volte, per la millesima volta, cose che ho sempre detto. Vale a dire, anche in relazione ai problemi di illegalità, penso che Ciafani vorrà riprendere questo punto successivamente. Se vogliamo realizzare l'economia circolare, se vogliamo sconfiggere l'illegalità, dobbiamo chiudere il gap tra la domanda di smaltimento e l'offerta legale e a costi contenuti di smaltimento. Altrimenti, come per tutte le cose in cui non c'è un'offerta legale, si crea un mercato nero e si creano gli atti delittuosi. È una verità elementare, semplice, che però non si riesce a capire. E per chiudere questo gap bisogna realizzare impianti. Attenzione, impianti di ogni genere, impianti di riciclo, impianti di trattamento. Abbiamo una discarica in Italia che rifiuti che riceve rifiuti pericolosi. Hai citato il caso dell'amianto. Ci sono regioni che pagano incentivi a chi toglie l'amianto. Dopo che gli abbiamo pagato l'incentivo, portiamo l'amianto in Germania perché in Italia non trova collocazione. Cioè, cose pazzesche, no? Quindi la cosa per chiudere il gap è realizzare gli impianti. Ora, quando il ministro mi dice ma gli impianti ci vogliono 7 anni per fare un impianto, cosa che sappiamo tutti, dico ma scusa, ma chi è che ha la responsabilità di velocizzare le procedure e di fare in modo che non ci si metta 7 anni, non dico per fare un inceneritore, ma anche per fare il più modesto impianto di trattamento dell'amianto? Provate a fare un impianto di trattamento dell'amianto che non sia la discarica, ci sono altri sistemi, no? C'è la vetrificazione, eccetera, eccetera. Provate a vedere che cosa succede e vedrete l'ascolto che il comitato, che sicuramente nascerà, troverà prima di tutto al Ministero dell'Ambiente. In questo modo, ragazzi, il problema non lo risolviamo. Grazie. Grazie a testa. Poi mi rendo conto che ognuno degli interventi meriterebbe poi un ampio dibattito, ma lo consegniamo agli ex colleghi del parlamentare successivamente, ecco, da cui credo potranno cogliere da questi spunti diversi, come posso dire, indicazioni per affrontare anche i problemi che ovviamente sono più di carattere politico. Bene, ora chiamerei Marcello Mossaverre, che è direttore dell'ARPA Toscana, oltre che ovviamente membro autorevole del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente, nonché carissimo amico, e con lui vorremmo affrontare un tema che ovviamente sono tutti collegati, come avete visto, queste questioni, che si collega direttamente al tema della gestione che è stato affrontato prima, che è appunto relativamente agli impianti, sia per vederne
e ragionare sulla loro distribuzione, che voglio dire segue poi un'indicazione che è tipica anche di altri campi. Però ecco, era interessante anche capire il punto di vista. Tu sei direttore di un'agenzia importante, tra l'altro stiamo adesso anche come sistema affrontando una filiera di controllo, una sperimentazione sul controllo abbastanza importante, insomma anche come poi gli operatori, quelli che vivono sul territorio, perché c'è un problema sicuramente delle imprese, ma c'è anche un problema di chi deve andare a verificare poi a controllare la qualità della, se vengono rispettate le autorizzazioni. Spesso insomma si può agire in diverso modo. Tantissimi colleghi delle agenzie ambientali, l'ARPA Toscana è una, ma ce ne sono altre e lo saranno sempre di più, perché con il nuovo regolamento ispettori una parte del personale che va a fare verifiche e controlli sono anche ufficiali di polizia giudiziaria, quindi oltre che a rispondere al direttore potrebbero anche rispondere direttamente, come è noto, all'autorità giudiziaria nell'ambito delle indagini che l'autorità giudiziaria decide di fare. Quindi non vi sfugge che anche per gli operatori che svolgono queste funzioni di controllo, che hanno anche poi funzioni preventive, perché noi, a differenza spesso di altri organi ufficiali di polizia giudiziaria che intervengono solo quando c'è ex post, noi dobbiamo anche lavorare ex ante con l'impresa, quindi dobbiamo da un lato avere un rapporto, così come è giusto che sia, interattivo e possibilmente confronto per migliorare le performance ambientali, però dall'altro poi siamo anche chiamati ad andarli a controllare se rispettano ovviamente le autorizzazioni e le norme che il legislatore o l'autorità amministrativa si è data. Prego Marcello. Grazie. Caro direttore, sono veramente lieto di essere qui a portare il contributo anche del sistema delle agenzie e dell'ISPRA stessa, quindi è un'occasione molto importante per noi anche per focalizzare, a mio avviso, alcuni aspetti che sono proprio critici anche del nostro ruolo e proprio nel sistema della gestione dei rifiuti e delle attività collaterali, intendo dire controlli in particolare. Darò alcuni numeri, però i numeri hanno una valenza comunque limitata. Apro comunque necessariamente una parentesi. Penso che il lavoro per raccogliere intanto questi dati, che sono dei dati qualificati anche ai sensi della legge 132, sia stato un lavoro immane. È un lavoro che è stato condotto e coordinato dal Centro Nazionale per i Rifiuti, quindi ringrazio anche per la collaborazione diretta anche nella preparazione dell'evento e tutte le agenzie che hanno fornito i dati, che sono dei dati che sono abbastanza stabili, però ripeto, raccoglierli ha messo in evidenza anche la necessità proprio di un sistema di catasti, di registrazione appunto di autorizzazioni vigenti, perché non dico che siano, come se c'è qualche siciliano sa cosa sono i diavoli della Zisa, è una citazione di Camilleri, cioè sono quei numeri che quando si cerca di fare il conteggio variano di volta in volta. Ecco, non siamo a questo livello, però già raccogliere i dati e poterli qualificare mi risulta sia stato un lavoro molto molto importante. Quindi quando si arriva a dire che, parlando di impianti, abbiamo a che fare con 11.209 unità, è un numero che in assoluto può dire poco. Dal nostro punto di vista, però, dal punto di vista dei controllori vuol dire tanto, perché vuol dire teoricamente riuscire a controllare queste 11.000 passa unità. Sul controllo dirò poi, non dico qual è il mio punto di vista, ma quali sono le problematiche in cui generalmente ci imbattiamo tutti i giorni, in particolare i nostri tecnici, tutti i dubbi anche nel condurre un controllo che sia effettivo e sia efficace. Quindi diciamo, dal punto di vista dei numeri, sì, senz'altro parliamo di numeri molto importanti. Come politica preventiva, economia circolare e tutto il resto, è molto importante rilevare che in questi impianti, sempre parlando dei numeri, il 41% sono quelli che provvedono al recupero di materia e se si guarda quantitativamente in realtà il recupero di materia è quello che in realtà compete al 67,4%, quindi siamo a 2/3 di recupero di materia svolto dal 40% circa degli impianti presenti. È molto importante questo dato a nostro avviso e tra l'altro mi risulta anche che rispetto al rapporto precedente, quindi dell'anno 2016, ci sia un trend in crescita in termini di recupero, e questo è positivo, di circa il 7, quasi l'8%. Questo è importante, detto dal punto di vista della prevenzione, insomma della produzione e dello smaltimento finale del rifiuto
rifiuto che effettivamente diventa sempre più improprio in un'ottica di economia circolare. Fra i 12.000 impianti, fra gli 11.000 scusate, impianti, circa 2.000, quindi 1.943, sono quelli che fanno esclusivamente lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero, smaltimento, eccetera, sono il 17%. È un numero importante perché dal nostro punto di vista può essere anche preoccupante, perché un centro in cui vengono raccolti provvisoriamente, quindi rifiuti, a seconda delle dimensioni, anche qui bisognerebbe entrare nel merito della dimensione ottimale del centro di stoccaggio. Ha senso avere centri molto piccoli, ha senso avere centri grandi che poi col rischio di incendio, per esempio, che si propaga ad un'area ampia, cosa che purtroppo è anche all'attenzione della cronaca molto spesso nei periodi estivi e non solo, insomma, problematiche anche che la stessa commissione bicamerale ha affrontato, quello delle, ne sai qualcosa direttamente degli incendi anche nelle discariche, non solo. Quindi il problema dello stoccaggio è a nostro avviso un elemento sensibile del sistema, quindi bisognerà capire quali sono le dimensioni ideali, le condizioni ideali per gestire questi impianti che a nostro avviso sono un elemento di, sicuramente necessario di attenzione. C'è un numero ingente di impianti che riguardano la demolizione degli autoveicoli, penso che poi il problema verrà affrontato successivamente. Anche qui l'economia circolare cambia, però l'economia circolare, come diceva qualcuno, esiste da sempre. Io ricordo personalmente da ragazzo quando avevo una vecchia macchina pericolosissima, ricordo una macchina a gas che, con cui giravo per le strade, una volta avevo bisogno di cambiare un faro di questa macchina, sono andato da un demolitore e mi ha detto sì, vai pure, ti smonti il faro, e questa era un'economia circolare minimale, però esiste da sempre. Si tratta chiaramente di gestirla anche qui con impianti che abbiano dimensioni adeguate e soprattutto competenze adeguate. Sicuramente l'omino che mi ha mandato a mio rischio e pericolo, a suo rischio e pericolo, a smontare un faro per recuperarlo, per rivendermelo poi per una decina d'euro, non rientrava certo nei canoni di un'economia circolare come vorremmo. Quindi è molto importante anche qui trovare le dimensioni giuste. I numeri in sé dicono tanto, ma non dicono abbastanza rispetto poi all'efficacia delle prestazioni che si richiedono. Insomma. Ecco, è interessante il numero invece del recupero di materia all'interno del ciclo produttivo. Questo direi è interessante perché è una chiusura del ciclo a livello più locale, e questo evita tutto il problema del trasporto, della logistica e delle perdite del carico per strada. Non intendo gli incidenti, intendo purtroppo qualche caso in cui, come ci insegnano anche purtroppo casi che abbiamo esaminato, i carichi per strada si perdono anche per altri motivi. Le discariche ci sono, insomma, e queste andranno gestite sempre al meglio, non sono moltissime, però insomma sempre un 8% dei rifiuti vengono effettivamente smaltiti in discarica. Sulla distribuzione degli impianti a livello nazionale ci sarebbe tanto da dire anche sulle asimmetrie presenti, però effettivamente sicuramente una correlazione c'è fra produzione, numero di aziende, di imprese chiaramente che producono rifiuti e necessità poi di gestirle con impianti possibilmente vicini, però è un argomento abbastanza complesso su cui effettivamente occorre studiare per capire quanto questo accoppiamento, come si diceva prima, ci sia e quanto ci sia un disaccoppiamento. Vorrei spendere due parole sulla questione dei controlli, perché diciamo che si parla di controllo e il controllo è una delle nostre funzioni principali. La legge 132, più volte citata stamane, affida al sistema nazionale, quindi per la protezione dell'ambiente, affida anche il cosiddetto controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali, delle pressioni sull'ambiente e degli impatti che derivano da queste pressioni, attraverso campionamento, analisi, misura, sopralluogo, ispezione e quant'altro. Diciamo che quanto effettivamente era già contenuto nei mandati delle leggi, dalla legge 61 istitutiva dell'allora AMPA, e poi dava luogo alle leggi regionali per le agenzie regionali, appunto provinciali, però diciamo che è il nostro compito, uno dei nostri compiti principali. Controllo vuol dire tante cose. Io sono sempre stato convinto, non è detto che tutti siano della mia opinione, che il controllo nasce nel momento in cui si fa un'autorizzazione, perché un'autorizzazione fatta bene, scritta bene, chiara, favorisce il controllo e permette di farlo in maniera efficace. Ed è chiaro per tutti, per chi deve chiaramente condurre l'impianto e per chi deve controllarlo. Ma questa è forse una mia idea, ma penso che sia condivisa da tanti. Il controllo è fondamentale, l'autorizzazione è quello che serve. Viceversa, il controllo sul territorio è quello che può servire a chi dà le autorizzazioni
per avere i piedi per terra, perché l'autorizzazione che viene portata in istruttoria molto spesso è scritta molto bene, abbiamo consulenti bravissimi, non è detto che quanto c'è sulla carta poi corrisponda al realismo industriale dello stabilimento. Quindi diciamo, a livello proprio anche interno di sistema agenziale, ma delle singole agenzie, la contaminazione, secondo molti, ma a mio avviso l'integrazione fra il controllo e il lavoro di cosiddetto supporto tecnico, che è quello che produce i pareri per gli enti e per le, praticamente per l'autorità competente che autorizza, direi è fondamentale. Quindi controllo parte dall'autorizzazione ben fatta. Detto questo, insomma, che è una delle posizioni che intendevo, insomma, ribadire anche in questo contesto, perché ritengo sia molto importante. Parlando di rifiuti, controllo dei rifiuti, cosa vuol dire? Vuol dire, può voler dire tante cose anche da questo punto di vista. È facile dire controllo, ma quando si parla di rifiuti non è come controllare l'acqua. Noi siamo nati nell'acqua e la controlliamo meglio. È un mezzo omogeneo, è un mezzo che ha delle variabilità, ma fisicamente omogeneo. Controllare i rifiuti vuol dire avere a che fare con una matrice estremamente variabile, estremamente disomogenea. Quando andiamo a campionare un rifiuto, i nostri operatori più o meno bravi ci dicono: ma cosa significa campionare un rifiuto? Una cosa è campionare una terra, una cosa è andare a campionare per esempio dei ferodi che derivano dallo smaltimento di freni o altro, insomma. È molto difficile parlare cioè trovare anche un'omogeneità in termini tecnici per effettuare un controllo che sia efficace. Dal punto di vista analitico, mi dicono tutti i nostri laboratoristi che quando si tratta di lavorare sui rifiuti è difficile fare la preparazione, la preparativa, che è quella che poi porterà a fare le determinazioni di certi parametri in laboratorio con strumentazione assolutamente più sofisticata rispetto al passato, ma la preparativa è forse più importante dell'analisi e della determinazione strumentale. Quindi quando si parla di rifiuti, no, non credo sia mio, il mio è staccato, l'ho messo in modalità aereo, tutti possono testimoniare. C'è qualche telefono o una microspia o... No, a cambiare... Proviamo. È il mio, eh? Un microfono, non telefono. Prova io a cambiare il tavolo. Proviamo a usare questo. Allora, questo io l'ho... Questo capta un po' di più. Però il mio è staccato. C'è qualche altro, secondo me c'è un telefono. È la vicinanza di quelle famiglie. Prendi quello, quello. Può essere una forma di censura, ma non credo, insomma. Detto questo, insomma, vado a chiudere, sennò poi rischio di essere troppo lungo, insomma. Però effettivamente quello che è normato è anche la parte quarta del 152, dedicata a tutta la questione rifiuti e alle autorizzazioni. Quello che a nostro avviso sarebbe molto importante è comunque trovare anche il modo di normare, vediamo, anche con atti non necessariamente estremamente alti, però insomma atti abbastanza tecnici che permettano di definire anche cosa si intende per controllo dei rifiuti, anche in termini di impianti, perché non è banale anche capire se un impianto funziona bene, quanto è efficace il trattamento che fa, e qui si entra poi nell'ambito delle difficoltà anche di valutare se il rifiuto è trattato correttamente, quindi a questo punto continua o no ad essere rifiuto, poi c'è tutto il problema anche legato. Quindi anche l'uniformità dell'approccio anche per i nostri controllori potrebbe passare attraverso un testo di qualche natura, di qualche levatura, utile appunto a garantire l'uniformità del controllo. Serve a chi controlla e serve anche a chi è controllato, perché almeno ha una chiarezza nella trasparenza delle modalità di controllo che permette proprio di condurre gli impianti in maniera anche più seria. L'ultima cosa che volevo aggiungere è questa, che nell'attività di vigilanza anche del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale, passando attraverso l'articolo 206 bis del 152, che è quello che affida poi al Ministero dell'Ambiente una serie di attività di vigilanza a tutti i livelli, proprio sulla corretta gestione,
sulla, diciamo poi in generale su tutto quello che è la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che può voler dire tante cose, però in pratica vuol dire controllare che effettivamente la gestione dei rifiuti sia condotta in maniera corretta. Poi c'è tutta la questione degli imballaggi, ma non entriamo nel merito. E in questo senso il Ministero dell'Ambiente ha una convenzione con l'ISPRA appunto per la gestione di queste problematiche, quindi il supporto tecnico fornito in forma di avvalimento da parte dell'ISPRA, e recentemente tra l'altro è stata anche firmata una convenzione fra le agenzie e l'ISPRA stessa per condurre una prima campagna, diciamo, io la chiamerei, come si parla, come si dice a livello industriale, una specie di impianto pilota, no? È un impianto che in realtà riguarda una serie di controlli sugli impianti, e secondo una serie di priorità che il Ministero ha stabilito, cioè il Ministero ha posto l'attenzione su alcune tipologie impiantistiche, che sono quella dei veicoli fuori uso, quindi impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, dei RAE, quindi dei rifiuti di apparecchiature elettroniche, elettriche e così via, e poi gli impianti anche di smaltimento e recupero in procedura semplificata. Su questo effettivamente c'è un programma triennale che prevede praticamente il controllo da parte di tutte le agenzie con un coordinamento di ISPRA a livello nazionale di circa 350 impianti l'anno. Non saranno tantissimi, però è una di quelle modalità che porteranno progressivamente a vedere, al di là dei compiti e degli impegni e delle responsabilità della singola agenzia, anche un lavoro corale per gestire questa problematica del controllo dei rifiuti, possibilmente andando verso quella forma di omologazione generale che tutti auspichiamo. L'ultima cosa che volevo dire è collegata anche a questo aspetto di omogeneità, è quello dei soggetti che effettuano i controlli. Direi che siamo tanti. Allora, l'essere tanti ha il vantaggio di mettere a disposizione più forze, quindi ci sono le forze delle agenzie, ci sono le forze dei carabinieri forestali, ci sono le forze dei carabinieri del comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, quindi poi NOE sostanzialmente, ci sono le capitanerie di porto, ci sono tantissimi enti che controllano, oltre alle polizie provinciali, varie così. Allora, l'importante è che qui ci sia soprattutto, direi, da un lato una valorizzazione delle proprie competenze, cioè è inutile che noi agenzie andiamo magari a valutare se ci sono dei flussi finanziari tra un'azienda e l'altra, molte volte siamo chiamati anche a far questo insieme ad altri corpi di polizia, ma non diamo il meglio di noi stessi, secondo me. Possiamo darlo laddove effettivamente cominciamo a capire come analizzare un rifiuto, come classificarlo. La classificazione è difficilissima, secondo me, da profano in fatto di rifiuti. Classificare un rifiuto è una delle cose più difficili, forse perché la normativa è complicatissima, no? Al di là di questo. Però ognuno può dare il meglio di sé. Secondo me tante forze valorizzate per le proprie competenze possono fare un ottimo lavoro. Il rischio è che qualche volta si creino situazioni competitive. Anche questo, secondo me, con un testo che in qualche modo indirizza e stabilisce in maniera, ma non necessariamente tassativa, ci saranno sempre le intersezioni, ma definisce meglio e chiarisce alcune competenze, io penso che si possa lavorare molto bene tutti insieme, anche le imprese stesse ne traggano vantaggio. Vi ringrazio, scusate per la lunghezza. Ma... Grazie Marcello, adesso ha toccato, secondo me, Marcello, alcune questioni molto importanti, non che le altre non lo fossero, chiedo scusa. Tanto volevo salutare anche i colleghi, ci sono diversi direttori generali, ARPA Emilia Romagna, Friuli e Sardegna in sala. E in realtà questo progetto che abbiamo concordato con Mariano Grillo, con la direzione del Ministero dell'Ambiente, è di fatto anche uno dei primi progetti concreti operativi che come sistema delle agenzie dopo la legge 2016 abbiamo messo in campo. Con uno sforzo non indifferente, perché questo si va ad aggiungere all'attività che già le agenzie fanno, e soprattutto le agenzie, mi riferisco a loro, faccio il loro portavoce anche se probabilmente non ne hanno bisogno, sono in una difficoltà che rischia di diventare cronica per quanto riguarda il ricambio di personale. Siamo addirittura... siamo addirittura, Mariano, in una situazione, visto che qui insomma ho visto, anche se ci vedo poco perché non ho gli occhiali, ma siamo quasi tutti addetti ai lavori, siamo in una situazione dove paradossalmente anche i finanziamenti che vengono erogati, che ci sono, e devo dare atto che col Ministero si stanno facendo dei ragionamenti molto molto importanti da questo punto di vista, se poi non vedono, perché gran parte delle attività che fanno le agenzie sono di carattere...
diciamo intellettuale, perché anche fare un controllo bisogna saper fare farlo, al di là dell'aspetto diciamo tecnologico, i laboratori che hanno una loro dinamica, però se non siamo in grado di avere un turnover nel personale che sta invecchiando sempre di più, stiamo perdendo delle competenze professionali importanti che derivano ancora dai presidi multizonali di prevenzione, ma che sapevano fare i controlli, verificare, e non riusciamo a sostituirli. E quindi c'è un tema di vincoli che va assolutamente affrontato, perché sennò noi rischiamo paradossalmente di avere dei finanziamenti, ma ormai alcune agenzie mi stanno dicendo, anche le più evolute, non sto parlando di agenzie cronicamente in difficoltà, che ci sta, cioè che abbia, ma anche la Lombardia, per dire, cominciano a dire, ho capito, ma io non ho la gente per andare a fare i controlli, non ho la gente per fare l'ordinario. Questo non è un piagnisteo, tra l'altro non riguarda l'ISPRA, premetto, tanto abbiamo i nostri problemi, ma riguarda proprio il sistema operativo sul territorio. Quindi io credo che sia una questione che sicuramente vada affrontata. Detto ciò, siamo pienamente in orario. Chiamerei adesso Mauro Grotto e affronteremo un altro tema che ha una sua rilevanza assolutamente importante. Vieni qua Mauro, sperando che questo non suoni come quell'altro, che ha assolutamente la sua importanza, che riguarda appunto il trattamento e la gestione diciamo dei veicoli fuori uso, che è una filiera che riguarda sia gli impianti di autodemolizione, passa attraverso la rottamazione, la frantumazione. Diciamo che ci sono già, come veniva ricordato prima, delle percentuali molto elevate di recupero, però rimangono comunque il rischio è che si abbassino, no? Si diceva, ragionavamo, se non si trova anche una soluzione da un punto di vista impiantistico rispetto a tutta una serie invece di materiali che deve trovare un'impiantistica adeguata, no? Per poter essere assolutamente trattata. Anche in questo caso forse qualche passo avanti nella normativa è stato fatto, ma siamo bloccati su alcune questioni da notevole tempo, quindi ci interessava capire il tuo punto di vista rispetto al proprio il tema. Il titolo è veicolo fuori uso, lì davanti c'hai i tre dati che di sintesi che abbiamo messo insieme. È comunque una filiera molto molto importante, come vedremo successivamente quella dell'edilizia, perché l'edilizia ancora di più, perché in termini volumetrici insiste molto. Prego. Sì, buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio ISPRA per l'invito e gli faccio anche i complimenti per questo nuovo format di presentazione che consente anche a tutte noi associazioni, imprese, di un dialogo con le istituzioni innanzitutto. E prima di commentare i dati del rapporto vorrei fare una brevissima considerazione sul modo di rendicontazione che come Sistema Italia abbiamo deciso di adottare. Noi qua in Italia appunto adottiamo il famoso MUD, ok, mentre nella restante parte dei paesi in Europa questo avviene invece tramite una stima. Questo comporta che l'Italia presenta dei dati essenzialmente puntuali, veritieri, mentre ci troviamo paesi tipo Austria o tipo Germania che presentano dei dati con delle stime che ahimè sono anche dei dati, come posso dire, abbastanza non veritieri, perché anche nei mesi, in questi ultimi tre anni ho avuto modo di visitare diversi impianti anche con i colleghi presidenti e amici autodemolitori, abbiamo fatto dei sopralluoghi presso altri impianti in Germania e quant'altro per capire, visto che presentano dati anche oltre il 100% del recupero, per capire se
cosa sbagliamo, eventualmente se ci sono dei errori nei nostri modi di operare. E ogni volta sono tornato a casa con la convinzione che noi siamo comunque avanti di 20 anni rispetto a loro, sia nella gestione proprio dei siti e anche nelle forme di recupero. Quindi il rischio è quello che facciamo una rendicontazione puntuale mentre figuriamo come gli asini, diciamo, in Europa, e non facciamo i compiti per casa. Quindi quello che chiedo è essenzialmente di avere un unico metodo in Europa di rendicontazione e quindi di misurare le performance nell'identica maniera. Entrando invece nella disamina delle percentuali nelle performance italiane, bisogna secondo me scindere, perché abbiamo due obiettivi. Il primo obiettivo è quello del reimpiego e del riciclaggio, mentre il secondo è quello del reimpiego e recupero anche di energia. Sicuramente è da alcuni anni che non raggiungiamo gli obiettivi per una questione che alcuni fenomeni, ad esempio quella dell'esportazione dei veicoli, vanno a incidere in queste performance qua. Il governo precedente è intervenuto in materia di esportazione per cercare di arginare questo fenomeno, che sottrae circa 500.000 veicoli all'anno dalla filiera italiana, e prevedendo l'obbligo di fare la revisione del mezzo prima dell'esportazione. Questa disposizione è in attesa di alcuni decreti, diciamo, attuativi. E so che questo governo sta implementando il documento unico di circolazione, che prevede appunto poi anche l'applicazione di questa norma, e mi auguro che venga effettivamente applicata dal 1 gennaio del prossimo anno e non venga ulteriormente prorogata. Sicuramente l'83% che quello relativo al reimpiego e al riciclaggio potrebbe essere superiore se effettivamente il peso in entrata nella filiera venisse effettivamente determinato con l'obbligo della pesa anche per gli autodemolitori. Stiamo parlando di un rifiuto pericoloso, quindi credo che siamo l'unico rifiuto ancora che non è appunto non vi è l'obbligo del peso in ingresso, mentre sicuramente un'azione che auspichiamo è quella che i veicoli fuori uso siano, diciamo, avviati e gestiti presso centri di raccolta e demolizione che sono all'interno del circuito delle reti dei costruttori. Questo perché i contratti prevedono appunto che i costruttori vigilino sui centri di raccolta anche con performance attinenti al riciclaggio di quei materiali, che ad oggi sono materiali un po' più difficili da trattare, non sono economicamente vantaggiosi dal riciclare. Questo potrebbe sicuramente aumentare le percentuali di reimpiego e di riciclaggio. L'altra forma che sicuramente ci auguriamo è quella che il Parlamento e il Governo incentivi la prima forma di gestione dei rifiuti, che è quello del reimpiego. Okay? Incentivare il cittadino a comprare un pezzo di ricambio da un demolitore piuttosto che prenderne uno di nuovo. Questo sicuramente potrebbe incrementare la prima percentuale. L'altra che ho più volte sottoposto al Parlamento e anche al Governo è che abbiamo nel nostro decreto legislativo del 209 del 2003, abbiamo un articolo, l'articolo 4, che prevede che il costruttore incrementi sempre di più le percentuali di rifiuto riciclato, quindi parliamo di plastiche
in particolar modo all'interno di nuovi componenti delle nuove auto. Questa è una disposizione che purtroppo dal 2003 non è mai stata attuata e che mi auguro, magari con l'attuazione del pacchetto dell'economia circolare, questa venga recepita ed attuata. Mentre passando a una seconda disamina per quanto riguarda la percentuale del recupero totale, qua si vede che assolutamente non abbiamo una possibilità di fare il recupero energetico. Okay. A differenza degli altri stati membri che invece si sono strutturati, hanno una rete di impianti dove avviano a recupero energetico R1 il cosiddetto CARFLAF, che è il nostro scarto di frantumazione, l'Italia non è dotata di questa di una sufficiente rete impiantistica per fare questo. Negli anni abbiamo provato di sviluppare e capire se ci sono delle tecnologie anche per sul recupero energetico, anche impianti monodedicati per quanto riguarda appunto il recupero energetico di questo rifiuto, però ci siamo sempre comunque fermati ad alcune criticità. In primis è quello l'ottenimento dell'autorizzazione, cioè non vi nascondo che la difficoltà principale è che il comitato, i cittadini non vogliono un impianto di questo genere nel proprio territorio. Dopodiché vi è una problematica di sostenibilità economica anche dell'impianto, in quanto non a caso gli altri stati membri non ci sono impianti monodedicati per questo rifiuto, cioè non sta in piedi il conto economico di questo impianto monodedicato solo esclusivamente per il recupero energetico del CARFLAF. In questi ultimi due anni stiamo affrontando anche ulteriori criticità dovute al riempimento, diciamo, delle discariche per conto terzi in cui avviamo una parte del nostro FLAF per la questione, ad esempio, dei fanghi da depurazione. Queste hanno sottratto, ad esempio, un esempio in Regione Puglia abbiamo un nostro associato per cui è in estrema difficoltà, in quanto quella discarica che fino a ieri gli prendeva i 5 viaggi al giorno, oggi con i fanghi da depurazione ne ritira una, quindi è costretto a fare 1000 chilometri per venire al nord, cercare di smaltire la restante parte dei viaggi che produce, ma la soluzione che ha dovuto intraprendere è stata quella di dimezzare la propria produzione. E questo significa mettere in condizione gli imprenditori di decidere anche di fermare gli impianti per un qualche periodo di tempo, purtroppo. Quindi quello che possiamo augurarci è anche chiediamo di, visto che i veicoli fuori uso sono uno di quegli indicatori che dobbiamo rispettare le percentuali di recupero, di avere una sorta di prelazione rispetto ad altre tipologie di rifiuto. Ossia, stiamo parlando di un 10% da avviare al recupero energetico, ogni anno vengono demolite in media tra 1 milione e 1 milione e 100 di tonnellate di veicoli, significa che 100-110 mila tonnellate all'anno dovrebbero essere avviate a recupero energetico. Anche se spingiamo per quanto riguarda il reimpiego e il recupero di materia di tutte quelle frazioni, plastiche, vetri e quant'altro, questo non è assolutamente sufficiente a avviare e a raggiungere il 95%. Quindi abbiamo bisogno comunque di una quota parte da avviare a recupero energetico. Okay? Chiudo dicendo che oggi
il sistema è sorretto, ok, grazie a alcuni impianti che hanno la discarica anche per conto proprio. Questo lo voglio sottolineare perché sembra che dai dati, logicamente un non addetto ai lavori, si vede palesemente che tutto va in discarica, ma grazie a Dio proprio oggi ci sono operatori che hanno le discariche per conto proprio e riescono a tenere in piedi tutta la filiera, altrimenti oggi ci sarebbe veramente una difficoltà nei veicoli fuori uso. Bene, grazie. Grazie a Grotto, grazie anche per la segnalazione delle criticità purtroppo che permangono, ma insomma credo sì, qui i target sono molto alti, se si vogliono rispettare i target a livello europeo non c'è dubbio che qualcosa nel ciclo bisognerà fare. Bene, ora chiederei a Filippo Brandolini, vicepresidente di Utilitalia, di affrontare un altro tema che qui è stato adesso sfiorato, ma che in realtà è un tema molto complesso e che è molto collegato, parlavo anche prima col Presidente della Commissione, non si sente, si sente? Presidente della Commissione Vignaroli, sapete che in questa legislatura quella Commissione, oltre a occuparsi di rifiuti, si occupa anche di acque, quindi di depurazione e ovviamente tante cose sono collegate tra di loro, ce l'hai Leguan. Il tema dei fanghi di depurazione, soprattutto delle acque reflue urbane, è evidente che ciò che deriva dal trattamento dei depuratori che sono appunto fanghi, in un qualche modo devono trovare una via per il loro uso. Si è discusso moltissimo anche di questo poco tempo fa sulla distribuzione di alcuni di questi fanghi, alcune tipologie di questi fanghi in agricoltura. Però insomma c'è una problematica più generale che riguarda questo tema che le grandi aziende non solo devono affrontare tutti i giorni, e tra l'altro come è noto il ciclo integrato delle acque, la tariffa si scarica poi sui cittadini, quindi è evidente che se il costo di smaltimento o di gestione aumenta il cittadino si trova nella bolletta un costo più elevato, quindi qui c'è anche un tema di sostenibilità economica come quasi sempre nella gestione dei rifiuti. Prego Filippo. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sì, il tema dei fanghi di depurazione è un tema che fino a pochi anni fa sembrava relegato agli addetti ai lavori, ma è un tema molto rilevante e importante per le ragioni che sottolineava prima Alessandro Bratti. Quattro considerazioni rapide su questo argomento, entrando subito nel cuore del problema. Sappiamo che è in corso, perché ha forme di coinvolgimento dei vari portatori di interesse, un processo di elaborazione della riforma a livello ministeriale nell'ambito delle varie norme di recepimento del pacchetto dell'economia circolare. È una riforma che riteniamo, un processo di riforma che riteniamo molto importante, anzi lo auspichiamo già da molti anni, anche in considerazione del fatto che la normativa di riferimento sui fanghi sta compiendo i 27 anni ed è oggettivamente superata da quanto in questi anni in termini di evoluzione tecnologica, ma anche di qualità dei fanghi stessi di depurazione è potuto accadere. Mi piace esprimere qui l'apprezzamento per il lavoro che sta facendo il Ministero, innanzitutto per il lavoro di riforma che, come dicevo prima, è fondamentale e indispensabile, ma anche per l'approccio che sta guidando questo progetto di riforma. Un approccio che non tiene conto, che non parte soltanto dalla necessità o dall'opportunità di utilizzo dei fanghi in agricoltura, ma la gestione più globale, più complessiva dei fanghi depurazione. Questo è sicuramente fondamentale, un aspetto di riforma appunto che è coerente con quelle che sono state le modifiche nel corso di questi anni. Noi riteniamo che questa normativa debba essere coerente, come ovvio che sia, con i principi dell'economia circolare. Apprezziamo anche in questo senso il fatto che il legislatore sta prevedendo questo, anche se i fanghi di depurazione non rientrano esplicitamente
nell'oggetto delle direttive europee sull'economia circolare. Voglio anche sottolineare che come sistema di rappresentanza Utilitalia, rappresentando sia le imprese di gestione dei rifiuti che le imprese di gestione del servizio idrico, stiamo fornendo un contributo che integra la mole di dati che meritoriamente ISPRA annualmente produce, anche attraverso elementi qualitativi e quindi non solo quantitativi sulla produzione e sulla gestione dei fanghi. Abbiamo prodotto un primo rapporto sotto questo profilo 2 anni fa, stiamo aggiornando questo rapporto con dati al 2018. Seconda considerazione si rifà a quanto diceva Alessandro Bratti. Quando parliamo di fanghi depurazione non parliamo soltanto di un problema legato al mondo dei rifiuti, come trattarli, dove gestirli, dove smaltirli o come gestirli, ma stiamo parlando anche di l'esito di un processo importante nell'ambito del servizio integrato, ovvero il processo di depurazione. La depurazione è la terza fase, schematizzando il ciclo idrico dopo l'acquedotto e la fognatura. Segnalo che sugli impianti di depurazione, grosso modo in questi ultimi anni, si stanno investendo 700 milioni di euro anno su base nazionale. Riteniamo che questi investimenti, questi importi, debbano essere aumentati, tendendo al raddoppio, per poter adeguare il sistema impiantistico nazionale ai requisiti richiesti dalle norme anche a livello europeo. Perché ricordiamo che l'Italia sta pagando sanzioni importanti per la carenza, l'inadeguatezza dei sistemi depurativi nella quasi totalità delle regioni. D'altra parte, gli stessi dati ISPRA ci danno una fotografia di questo disequilibrio impiantistico, lo vediamo nella torta centrale, la produzione di fanghi per il 57% avviene nel nord Italia, solo per il 21% nel sud e analogamente 21% in centro Italia. Non c'è, come dire, una proporzionalità rispetto alle popolazioni insediate. Questo testimonia che in alcune aree del paese, in particolare concentrate nel centro-sud, vi è molto da fare in termini di investimenti. Prendo ad esempio due dati puntuali per meglio spiegare questa mia affermazione, ovvero quelli dell'Emilia-Romagna, che è una delle pochissime regioni che non è sottoposta a procedura di infrazione. L'Emilia-Romagna, dal rapporto ISPRA, quello più, diciamo, più dettagliato al di là di questa diapositiva di sintesi, ha prodotto 445.000 tonnellate di fanghi di depurazione da reflui, dalla depurazione di reflui urbani, la Sicilia 44.000 tonnellate, quindi un ordine di grandezza in meno, considerando che in termini di popolazione siamo a livelli confrontabili. Emilia-Romagna 4 milioni e mezzo di abitanti, Sicilia si avvicina, se non ricordo male, a 5 milioni di abitanti. Questo per sottolineare che il tema dei fanghi è un tema che ha già dimensioni importanti e rilevanti, ma è destinato auspicabilmente ad aumentare, perché auspicabilmente nel giro di alcuni anni anche le regioni in ritardo e sotto procedura di infrazione adegueranno i propri sistemi impiantistici. Possiamo immaginare che delle 3 milioni e rotte di tonnellate di cui rendiconta il rapporto ISPRA si possa andare sicuramente oltre i 4 milioni, verso i 4 milioni e mezzo quantomeno. Così come è importante sottolineare quanto diceva prima Bratti, ovvero, essendo che la depurazione dei fanghi appartiene al ciclo idrico integrato, la gestione dei fanghi ricade in tariffa. Abbiamo stimato che il costo nella bolletta idrica per la gestione dei fanghi, non della gestione del ciclo depurativo, possa andare dal 5 al 10% del costo della bolletta. Quindi una percentuale sensibile e rilevante che ci deve indurre tutti noi come sistema, a partire dal legislatore fino ad arrivare a chi si occupa dei fanghi per la loro gestione finale, a ritrovare le migliori soluzioni tecnologiche, ma anche le soluzioni più efficienti
possibili sotto il profilo economico e ovviamente più efficaci possibili sotto il profilo ambientale. Terza considerazione, quali prospettive nella gestione dei fanghi? Il testo su cui il Ministero ha avviato il confronto è un testo che presenta delle novità importanti, sulle quali, come dire, qualche commento sia in positivo sia anche critico ritengo opportuno farlo cogliendo questa occasione. Sicuramente mi sembra che sia stato un po' un filo comune di tanti interventi, non possiamo considerare la discarica come la soluzione per la gestione dei fanghi. È banale dirlo, ma in questo Paese non è banale, perché vediamo, leggendo i dati sui rifiuti speciali, sui rifiuti urbani, su singole matrici di rifiuti, fino anche a quanto ci diceva prima Mauro Grotto sui rifiuti dei veicoli fuori uso, c'è un ricorso ancora molto elevato alla discarica, perché la discarica è una soluzione più comoda, più immediata rispetto ad altre che hanno anche maggior impatto sotto il profilo politico e sociale. Riteniamo che, fermo restando tutti i requisiti qualitativi su cui non ci devono essere tentennamenti ed esitazioni, che sia preferibile quindi l'utilizzo in agricoltura, contribuendo anche attraverso l'utilizzo dei fanghi a contrastare l'inaridimento dei suoli e la desertificazione. Alternativa all'utilizzo in agricoltura, qualora questo non sia possibile per ragioni qualità, sappiamo che certi paesi a livello europeo, vedi Svizzera, vedi Germania, stanno andando verso un utilizzo sempre più residuale in agricoltura, l'altra soluzione non può che essere il trattamento termico. Su questo aspetto bisogna fare alcune considerazioni molto rapide. È evidente che l'attuale sistema impiantistico non ha capacità installate tale da farsi carico anche di questa matrice, di questo flusso di rifiuti che ha, come abbiamo visto, numeri importanti. È una capacità insufficiente per i rifiuti urbani, per altre tipologie di rifiuti, per gli scarti e raccolte differenziate, insomma è una riflessione anche questa che ha riguardato molti interventi che mi hanno preceduto, quindi non mi ci soffermo oltre. E rispetto a questo, nel testo che in circolazione del decreto si è introdotto la soluzione del monoincenerimento, quindi una soluzione sicuramente interessante in linea con queste considerazioni, ritengo che il decreto sarà tanto più attuabile se viene garantita flessibilità nelle soluzioni gestionali. Se per esempio pensiamo che ogni impianto di depurazione si debba dotare di un trattamento termico, questo non, come dire, contraddice quanto si diceva prima sulla ricerca dell'efficienza economica e forse anche dell'efficacia sotto il profilo ambientale, quindi dobbiamo ragionare in termini di economia e di scala, così come riteniamo che sia sicuramente prematuro pensare di condizionare l'attività di incenerimento al recupero del fosforo, in quanto non ci sono ancora le condizioni per un efficiente recupero del fosforo. Il recupero del fosforo è sicuramente un orizzonte verso il quale tutti dobbiamo guardare e lavorare, ognuno per il proprio ruolo, ma non è ancora una soluzione a portata di mano, in quanto il recupero del fosforo ha dei costi che non sono confrontabili con quello del fosforo, chiamiamolo, vergine. Sotto questo profilo si racconta che per esempio in Svizzera stiano stoccando le scorie di incenerimento in attesa di trovare soluzioni tecnologiche o situazioni di mercato che rendano conveniente il recupero del fosforo. Su questo, come sistema di imprese, siamo fortemente impegnati, grazie anche al lavoro che il Ministero che ha avviato attraverso la costituzione della piattaforma sul fosforo coordinata da Enea. Dobbiamo fare in modo che non anticipiamo, diciamo, quelli che sono obiettivi assolutamente ambiziosi ma assolutamente ragionevoli, fin tanto che non sono, appunto, come dicevo prima, praticabili. Un altro elemento di preoccupazione che vediamo in questa bozza è che non si mortifichino quelle
iniziative che nel corso di questi anni, proprio per dare risposte accettabili sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo della sostenibilità economica, hanno consentito di evitare il ricorso allo smaltimento in discarica o un utilizzo diretto in agricoltura di molti fanghi. Faccio riferimento alla questione dei gessi di defecazione. Far rientrare questo, che è un fine rifiuto, è un end of waste, nella normativa sui rifiuti, rischia di essere un passo indietro, purtroppo in sintonia con la situazione che stiamo registrando a livello nazionale, su cui sono intervenuti molti anche prima, sul tema dell'end of waste. Davvero l'auspicio che il lavoro meritorio del Ministero del Direttore Grillo possa arrivare rapidamente a conclusione, perché su questo, così come su tante altre matrici di rifiuti, il tema dell'end of waste è davvero un tema assolutamente urgente e strategico. Infine, un'ultima considerazione molto rapida. Alla luce di questi dati che sono presentati, alla luce dei dati che possiamo attenderci in prospettiva futura, alla luce del fatto che il sistema depurativo è un sistema destinato ad essere ampliato, riteniamo anche per uscire dalla episodicità, dalla diciamo, territorialità di tante problematiche, che occorre una riflessione a livello nazionale anche sul tema dei fanghi di depurazione. Che occorre una vera e propria strategia, così come occorre su tutta la materia dei rifiuti, sia urbani che speciali. Una strategia che ci consente di valutare correttamente il fabbisogno impiantistico, che ci consente di riequilibrare il fabbisogno impiantistico, la dotazione impiantistica tra le varie regioni. Una strategia che ci consenta realmente di progettare un sistema che sia efficiente ed efficace, tenendo in considerazione, come dicevo prima, quello che è lo sviluppo degli investimenti nel settore del ciclo idrico integrato, nel settore depurativo. Una strategia che in qualche modo mette attorno a un tavolo e coordina il lavoro delle regioni. In questo ci sta anche, nell'ambito di strategie nazionali, il ruolo che può svolgere il regolatore nazionale. ARERA si occupa già da alcuni anni del servizio idrico, ha già introdotto alcune misure sui fanghi, in particolare incentivando, premiando quelle attività che divergono dalla che deviano, scusate, ho fatto una traduzione dall'inglese poco appropriata, che deviano il trattamento dei fanghi dallo smaltimento in discarica, ma anche che in qualche modo riconoscono quelli che sono i fattori esogeni, ovvero normativi, tecnologici, le tensioni di mercato, che al momento rappresentano costi sui quali le imprese non hanno possibilità di lavorare, quindi di efficientamento. Riteniamo che fosse uno strumento proprio per raggiungere gli obiettivi che anche con il decreto che è in corso di discussione, che prima commentavo, questi obiettivi possono essere più facilmente raggiunti se la stessa regolazione nazionale si preoccupa di premiare quelle soluzioni tecnologiche particolarmente innovative e particolarmente improntate ai principi dell'economia circolare. Grazie. Ora abbiamo l'ultimo intervento, Stefano Ciaffani, lo chiamerei. Ciao, grazie. Allora, Stefano, a Stefano Ciaffani ha dato l'indicatore su il core, diciamo la massa più dal punto di vista volumetrico di peso, forse più importante dei rifiuti speciali, che è quello dei rifiuti di costruzione e demolizione, però ovviamente sentiti libero, anche in virtù del ruolo che hai, di fare tutti i ragionamenti che credi rispetto anche alle cose ovviamente che sono state dette, ma partendo appunto dai nostri dati, ma insomma hai ovviamente ampio spazio per dire quello, per intervenire. Grazie Alessandro, sì, ti avrei chiesto la wild card, me l'hai già concessa, quindi ma parto ovviamente dai rifiuti di costruzione e demolizione, anzi parto dai ringraziamenti, ringrazio Stefano Laporta, ringrazio te Alessandro. Ringrazio ISPRA per questo nuovo contributo conoscitivo sulla gestione dei rifiuti speciali, che è un tema che, non ricordo chi l'ha detto stamattina,
È un tema su cui bisogna alzare l'attenzione in maniera quantomeno altrettanto importante rispetto a quanto si fa con i rifiuti urbani. Sì, i dati che sono nel rapporto danno un po' l'idea di come le cose sono migliorate negli ultimi 20 anni su questa filiera. Però, diciamo, non bisogna fermarsi a questo quadro che può sembrare positivo senza problemi, perché credo che questo, come altri, ma questo è tra i settori del ciclo dei rifiuti speciali, che abbia bisogno di qualificarsi, di migliorare, di ottimizzare le performance, perché ancora ci sono alcune cose che non funzionano, a partire dai dati sulla produzione. Perché ovviamente stiamo vedendo lo storico dal primo rapporto sui rifiuti speciali che fece l'allora AMPA, se non ricordo male, nel 99, l'aumento, il primo rapporto nazionale, c'è stato un aumento delle stime sulla produzione dei rifiuti da costruzione e demolizione, però continuano ad esserci ovviamente dei flussi che sfuggono, e anche il confronto, prendendolo con le molle, il confronto con i dati sulla produzione dei rifiuti da costruzione e demolizione di altri paesi europei, con tutte, ripeto, con tutte le cautele del caso, ecco, raccontano in maniera indiretta come ci siano ancora dei flussi che sfuggono alla filiera legale, che creano problemi all'ambiente, creano problemi alla salute se in quei rifiuti ci sono anche rifiuti contenenti amianto, e sicuramente creano problemi alle filiere industriali che devono vogliono avviare a riciclo quelle frazioni. In questo settore, come su altri, e su questo insistiamo, un po' sembra che non abbiamo altri argomenti, ma insomma insistiamo che è fondamentale lavorare sulla semplificazione. Sul tema dell'end of waste, sui rifiuti da costruzione e demolizione, c'è una discussione frizzante, mettiamola così, intensa, che mette insieme i vari portatori di interessi, chi di parte, chi collettivi e le istituzioni, rispetto ad alcune questioni che sono ad oggi assolutamente irrisolte, no? C'è un problema su alcuni valori, su alcuni parametri, sui test di cessione per alcuni inquinanti, i solfati, per dirne una. C'è un problema oggettivo con quelli che sono i valori che stanno all'interno di una normativa che ha a che fare con la qualità dell'ambiente, su cui ad esempio gli aggregati riciclati poi devono in qualche modo andare a impattare, come è il caso della normativa sulle bonifiche dei siti inquinati, i valori delle concentrazioni massime previste per alcuni inquinanti nelle acque di falda. Ecco, c'è un problema di non semplice soluzione. Ho letto anche la lettera che le associazioni di categoria hanno inviato al Ministro, al Direttore Grillo e ad Alessandro Bratti. Ecco, credo che sia importante fare in modo che anche su questa filiera si trovi la soluzione e credo che sia possibile, per tutelare l'ambiente e la salute, e per tutelare anche le filiere industriali che su questo fronte lavorano o che su questo fronte vogliono iniziare a lavorare, e credo che sia assolutamente fattibile che si continui questa discussione, e su questo ovviamente il Ministro Costa può dare un contributo importante, il lavoro importante che fa ISPRA, il lavoro conoscitivo che portano a quel tavolo gli operatori del settore e le direzioni del Ministero,
non solo quella che si occupa di rifiuti, ma credo che sia importante coinvolgere anche quella che si occupa di bonifiche, se c'è questa, come dire, se c'è questo problema che impatta sulla normativa appunto sull'inquinamento delle falde acquifere. Poi ci sono anche tutte le altre questioni, il tema della demolizione selettiva, il tema della raccolta sempre più capillare, perché poi insomma anche su questa filiera si possono mettere in campo azioni che possono permettere di riusare i rifiuti che derivano, o meglio insomma sì, quelli che dovremmo evitare che diventino rifiuti laddove possibile, e poi facilitare agli operatori, semplificare la vita agli operatori per fare in modo che con una raccolta più capillare ci sia sempre meno la tentazione di utilizzare il cassonetto o di utilizzare la strada poco frequentata per smaltire rifiuti che ripeto che possono creare problemi sotto diversi punti di vista. Una soluzione tecnica la si può trovare? E credo che la soluzione, ecco, politica la si debba trovare, perché insomma è importante fare in modo che questo, che questa, su questo fronte si facciano ulteriori passi in avanti, anche perché si parla tanto di rigenerazione urbana, prima o poi la faremo la rigenerazione urbana, prima o poi ci riusciremo, vediamo se le norme, insomma se le leggi nazionali che mancano una volta approvate, se mai verranno approvate in questa legislatura, possono dare un ulteriore contributo in questo senso. Ci sono, come dire, è una grande opera, ecco, molto diffusa. Poi ci sono anche il tema sulle demolizioni più grandi, questo è un problema che a seguito della disgrazia di 11 mesi fa sul ponte Morandi a Genova si è posta, su che cosa fare sulle macerie di quella demolizione, sulle possibili contaminazioni, sull'evitare di andare a cavare altro materiale. Questo vale anche per altri, dei viadotti non se ne parla più, diciamo della stabilità di alcuni viadotti ormai non se ne parla più, se ne è parlato per un paio di settimane, come succede spesso nel nostro paese in seguito all'emozione di quella tragedia, ma c'è un problema oggettivo su come affrontare la riqualificazione strutturale di tante opere pubbliche che sono state costruite 20, 30, 40, 50 o 60 anni fa. E anche lì ci saranno tanti rifiuti da costruzione e demolizione da gestire. Poi c'è un problema di creazione del mercato. Una volta risolto il problema di come intercettare tutti i flussi, una volta affrontato il problema su come semplificare la filiera, poi c'è un problema di rafforzamento del mercato, e anche su questo fronte c'è il problema annoso del mancato rispetto della normativa sugli acquisti verdi. Le stazioni appaltanti su tutte le filiere continuano a non rispettare la legge, quelle pubbliche. Abbiamo con il nostro osservatorio sugli appalti verdi, continuiamo a vedere su tutte le filiere, su alcuni fronti si va un po' più spediti, ma su altri fronti continuiamo a non starci. E poi c'è un problema di formazione di chi decide quando si devono fare gli appalti, perché c'è una diffidenza sugli aggregati riciclati che va affrontata, perché ci sono aggregati riciclati certificati che garantiscono quelle prestazioni che sono garantite dalle materie prime vergini, e che è bene che vengano privilegiate, visto che ci sono criteri ambientali minimi obbligatori da rispettare. Ecco, su questo chiudo la parte sulle rifiuti da costruzione e demolizione e poi apro una piccola parentesi sul resto. Bisogna fare scelte sensate, ma bisogna fare scelte, e quando si fanno scelte ovviamente si scontenta qualcuno. Questo è il settore dell'estrazione degli inerti dall'ambiente per alimentare l'edilizia. Ancora oggi è normato da un regio decreto del 1927. Sarebbe opportuno che la normativa sotto questo punto di vista venisse aggiornata per evitare di arrivare al centenario, fra un po' arriviamo al centenario dell'approvazione della norma sulle cave, che farà il paio con il centenario della norma sulle acque che vengono imbottigliate, perché anche le acque minerali sono normate dalla stessa normativa. Ecco,
sarebbe opportuno che si mettesse mano, e questo lo dico sia ai ministeri, sia al governo non è presidente, ma al legislatore, diciamo, e quindi è uno dei temi che appunto pongo per la tavola rotonda, che mi permetto di porre alla tavola rotonda successiva. Bisogna fare in modo che su alcuni fronti, ecco, si faccia un po' chiarezza, perché i cavatori non saranno felici, ovviamente. Le scelte da fare sono scelte che vanno nella direzione del minor prelievo delle risorse. In un paese in cui cavare i materiali per l'edilizia da una cava, in alcune regioni costa praticamente zero, come imbottigliare le acque in alcune regioni costa praticamente zero. Ecco, questo paese questo tema se lo deve porre, anche con modifiche normative. Chiudo sui rifiuti di costruzione e demolizione e vado velocemente sui rifiuti speciali. Anche qui parto dall'end waste. Ecco, noi diciamo siamo molto perplessi su come si è affrontato l'emergenza messa, diciamo, procurata dalla sentenza del Consiglio di Stato. Abbiamo seguito tutta la discussione prima nel decreto semplificazioni, poi nella legge di bilancio, poi siamo tornati nel decreto semplificazioni. Ecco, l'abbiamo detto più volte anche al ministro Costa, la soluzione che è stata trovata ci lascia perplessi per due motivi. La prima è che, ecco, noi dobbiamo, per evitare errori, per evitare a volte strafalcioni, lì è fondamentale mettere in campo un'azione, credo che sia importante, a prescindere dal merito su cui ci si può confrontare, anche il metodo utilizzato. Cioè, questa norma è uscito questo emendamento nello sblocca cantieri, così come un fiore in un terreno un po' arido, ed è stata approvata così velocemente, tra l'altro con il plauso di alcune associazioni di categoria che non ho capito per quale motivo plaudivano a quella norma, una soprattutto, senza sapere di che stavamo parlando. È importante nel metodo, credo che il lavoro di condivisione è importante ascoltare, dopodiché si deve decidere. Questo è un paese in cui a volte si ascolta e non si decide, o a volte si ascolta e si decide per l'interesse di una piccola parte. Ecco, su questa partita dell'end waste, che è decisiva per l'economia italiana, non per l'economia circolare, è decisiva per l'economia italiana, si è utilizzato un metodo che ha portato poi a approvare una norma che è sbagliata. Questo sull'end waste, e dobbiamo presto porre rimedio a questo problema. Sull'impiantistica, dal rapporto emerge il problema annoso del centro-sud, che è scoperto da impianti di gestione di rifiuti in generale, dal trattamento al riciclo fino agli impianti di smaltimento. Segnalo che speriamo che non arriviamo al centenario dell'approvazione del Regio Decreto del 1927 per vedere il decreto sui nuovi incentivi partire finalmente, insomma ci siamo, speriamo, ripartiranno le bonifiche dei tetti fatti in Eternit. Questo è il paese, lo ricordava Alessandro Bratti all'inizio, che esporta in Germania soprattutto alcune filiere, alcuni flussi di rifiuti. I rifiuti contenenti amianto, a causa dell'assenza in alcune regioni di impianti autorizzati per smaltire i rifiuti contenenti amianto, porta questi flussi di rifiuti all'estero, andando con i costi di trasporto a incidere sui costi di bonifica. Costi di bonifica alti che poi portano alcuni ad essere tentati a smaltire quei rifiuti illegalmente. I rifiuti contenenti amianto sono un problema serio per la salute. Bisogna fare in modo che ci sia almeno un impianto per regione che sia in grado di smaltire i rifiuti contenenti amianto. Sarà fondamentale. Qualche mese fa l'abbiamo chiesta per il Veneto, non per la, diciamo, anche il Veneto è scoperto,
come associazione. Qui questo paese si deve porre questo problema, perché con i nuovi incentivi che prevederanno appunto l'extra bonus per chi sostituisce il tetto e le onduline con un pannello fotovoltaico, ripartirà l'unica modalità con cui si è bonificato un po' di amianto in questo paese. L'unico strumento è stato quello. E dove lo portiamo questa roba? Continuiamo a portarla nel nord Europa? Andate a discutere con i territori su come aprire una discarica per rifiuti contenenti amianto o autorizzare un lotto di una scarica in esercizio per ospitare questi rifiuti. Questi problemi il Paese si deve porre in maniera responsabile. È curioso che lo facciamo noi, ma è così. Sui controlli bisogna fare un focus su alcune filiere. Noi il rapporto Ecomafia, presentato 2 settimane fa in questa sala, raccontavamo come nell'anno 2018 e nei primi 5 mesi del 2019 abbiamo contato dalle indagini, quindi stiamo vedendo le ordinanze di custodia cautelare, in questo anno e questi 17 mesi sono stati smaltiti legalmente 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, solo per quelli che nelle indagini citavano i quantitativi. Ovviamente ci sono rifiuti smaltiti illegalmente che sfuggono alle inchieste. Allora, in queste indagini ci sono alcune tipologie di rifiuti che finiscono spesso nelle inchieste della magistratura e delle forze di polizia. Alessandro Bratti, nella commissione sui rifiuti che presiedeva, così come Chiara Braga, insomma, sanno di che cosa stiamo parlando. Le ceneri volanti, le polveri di abbattimento fumi, i fanghi di depurazione industriale, ci sono alcune tipologie di rifiuti che finiscono troppo spesso nelle mani degli ecocriminali. Bisogna fare un focus, cioè bisogna spostare, come dire, i riflettori sui luoghi che producono questi rifiuti e capire per quale motivo ci sono indagini che beccano, come dire, che riescono a centrare questi flussi smaltiti illegalmente, che siano di società pubbliche, di società private, di società miste. Ecco, sotto questo punto di vista è fondamentale attivare alcune indagini, diciamo, più di per capire che cosa non funziona in quella filiera. E l'altra cosa che segnalo, ci sono ancora tra gli 11.000 forse impianti di gestione dei rifiuti speciali, sono 2.000 centri di stoccaggio, che storicamente sono i luoghi in cui avvenivano le operazioni da Mago Silvan, con i rifiuti che entravano con un formulario ed uscivano con un altro, che entravano con un codice CER e uscivano un altro. Ecco, sui centri di stoccaggio, che sono uno snodo fondamentale per garantire la logistica del ciclo dei rifiuti speciale, ecco, è fondamentale capire che cosa succede. Chiudo sui controlli. Insistiamo per l'ennesima volta: che fine hanno fatto i decreti di attuazione della legge sul Sistema Nazionale di Protezione Ambientale? Quella norma che la scorsa legislatura è stata approvata, bisogna approvare i decreti attuativi presto. Abbiamo chiesto al ministro Galletti, li stiamo chiedendo al ministro Costa. Bisogna procedere velocemente, speditamente, a fare in modo che tutta quella legge di riforma venga completata con i decreti. E poi un'ultima cosa: questa legge, la 132, come la legge 68, ha in coda all'articolato la clausola di invarianza dei costi per lo Stato. Allora, questo è un periodo in cui si sta discutendo, a torto, ragione, di riforma delle pensioni. Questo è un periodo storico in cui si sta discutendo, a torto, ragione, di riforma fiscale con la flat tax. Questo è un periodo storico in cui si sta affrontando, a torto, ragione, il tema della povertà, e la povertà c'è, con il reddito di cittadinanza. Noi vogliamo capire per quale motivo, quando si devono approvare norme ambientali, si mette la clausola di invarianza dei costi per lo Stato. Come se l'inquinamento non crei problemi per la bonifica di siti orfani, su cui intervengono poi le casse dello Stato, cioè, diciamo, pagano i contribuenti del nostro Paese. Come se i problemi ambientali non causano problemi di salute che vanno a insistere sulle spese sanitarie. Allora, è bene che
Questa, ripeto, lo dico sulla legge sulle agenzie e la legge 68 che ha inserito i delitti ambientali nel codice penale. Ecco, vorremmo che si aprisse un dibattito per evitare che quando si devono approvare norme e bisogna fare con, come dire, con i soldi che sono in cassa. Perché su altri fronti non si fa lo stesso ragionamento. Grazie. Grazie Stefano. Ora chiederei a Monica, dov'è? Monica D'Ambrosio, adesso io allora dei parlamentari ho visto quelli previsti qua, ho visto Chiara Braga e Rossella Muroni, poi gli altri, c'era Bristarielli della Lega che è stato invitato, aveva detto che veniva, c'è Renata Polverini, Alberto Zolezzi che però non vedo, quindi io però... Se Battassini, certo, l'onorevole Battassini, certo. No, vabbè, allora, dai, Battassini, l'onorevole senatore. La senatore, va bene, c'è il senatore Battassini. Ora? Ora troppo. Ok, allora si apre l'ultima parte di questa giornata dei lavori, quella che forse tutti voi stavate attendendo, perché è questo il momento appunto di chiedere alla politica di intervenire. Molti spunti li ha dati già il presidente di Legambiente, che insomma ha disegnato un quadro chiaro e preciso, e tutti i rappresentanti delle varie categorie, delle varie filiere che si sono succeduti qui prima di noi hanno in qualche modo denunciato le maggiori difficoltà che vivono le loro filiere. Mi sembra di capire che il problema al quale tutti tornano sistematicamente è quello dell'end of waste. L'Italia è in qualche modo un paese antesignano rispetto appunto alla capacità di riciclo, con un decreto che risale al 97-98, però ora alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti, delle sfide più importanti, che è quello appunto dell'economia circolare, siamo un po' impreparati proprio per la mancanza di decreti end of waste, rispetto ai quali negli ultimi tempi abbiamo assistito ad una sorta di telenovela vera e propria. Quindi si parla tanto di economia circolare, però lo chiederei a Chiara Braga, già presidente della Commissione Ecomafie, ora componente della Commissione Ecomafie, quale risposta diamo a tutte le associazioni che peraltro mi pare la prossima settimana terranno una conferenza stampa proprio per chiedere a gran voce, a voce alta, di rivedere, rimettere mano a quella norma contenuta nello sblocca cantieri che crea in qualche modo confusione rispetto, o comunque porta i vari comparti, le varie filiere a fare passi indietro rispetto a quanto si era già fatto nei mesi precedenti. Ecco, è possibile rimettere mano a quella norma e cercare di agevolare l'industria del riciclo, che in Italia è quella italiana, insomma, è un'eccellenza rispetto a quella poi europea in generale. Sì. Grazie, buongiorno a tutti. Io voglio ringraziare il presidente di ISPRA, il dottor Laporta e il dottor Bratti, il direttore, Valeria Frittelloni e tramite lei tutto ISPRA per la presentazione del rapporto e per averci dato anche quest'anno l'occasione, diciamo, di confrontarci, di portare il punto di vista delle istituzioni parlamentari su questi temi.
Faccio una premessa, diciamo, perché non mi piace essere ipocrita nella discussione. Questa è l'ennesima occasione in cui questo confronto avviene in assenza di un interlocutore fondamentale per noi, che è il Ministero, il Governo. C'è stato oggi il dottor Grillo e assolutamente lo abbiamo ascoltato con interesse e personalmente con qualche punta di apprensione, ma alla fine, alla presenza naturalmente anche del collega onorevole Patassini, con il quale sicuramente avremo modo di confrontarci sul merito, però diciamo un vero confronto sulla questione anche centrale su cui Monica mi ha posto un interrogativo è abbastanza complicata quando avviene in assenza dell'interlocutore principale. E lo vorrei dire perché resti, come dire, chiaro a tutti, anche nella discussione che proverò a fare, nelle cose che proverò a dire, che non c'è affatto un confronto in Parlamento su questo tema. La norma sull'end waste è stata approvata senza nessuna discussione parlamentare. Non so se sia stata condivisa dai parlamentari di maggioranza, lo diranno loro. Certamente non è stata nemmeno resa nota preventivamente ai parlamentari di minoranza, di opposizione. E quindi vorrei sfatare questo mito, non solo per scaricarmi di, diciamo, qualche responsabilità, ma anche per riportare a verità qual è la modalità e il metodo con cui si legifera su questo campo, che è un elemento, come dire, faticoso. Ovviamente ciascuno decide di legiferare come ritiene, non sto dicendo che quelli che c'erano prima facevano in modo diverso o meglio, però almeno evitiamo di dire che si fa in un certo modo quando non è così, e questo credo che sia doveroso e necessario dirlo in premessa. La vicenda dell'end waste è abbastanza emblematica, credo, di una serie di questioni che anche oggi sono emerse dalla presentazione del rapporto. A me ha colpito molto il fatto che tutti gli interlocutori della seconda parte del nostro convegno stamattina, rappresentanti del mondo delle imprese private, pubbliche, che lavorano nel tema ampio, nel campo ampio della gestione dei rifiuti, ma anche che rappresentano, oggi c'erano i rappresentanti di Confindustria, filiere di produzione, i pezzi del sistema industriale produttivo del paese, il sistema dei controlli della pubblica amministrazione, diciamo, delle autorizzazioni e dei controlli, il mondo delle associazioni ambientaliste rappresentato da Legambiente oggi qui. Mi ha colpito il fatto che alcuni, come dire, parole d'ordine sono ritornate in tutti gli interventi. Quello ad esempio della dotazione impiantistica, del fabbisogno impiantistico, che i dati ancora oggi una volta ci evidenziano come un punto critico nella sua dotazione quantitativa, ma anche nella sua distribuzione territoriale, nell'esigenza di un riequilibrio territoriale. Allora, se c'è questa condivisione del sistema, imprese, soggetti pubblici, mondo ambientalista, che ci dicono sostanzialmente la stessa cosa, io vorrei capire, e sarebbe una delle questioni che mi piacerebbe affrontare anche nel confronto, perché chi ha il compito di facilitare questo percorso in realtà lo sta ostacolando. Il tema dell'end waste è esattamente questo, cioè c'è un approccio che non comprendo, proprio per assenza di occasioni e di momenti di confronto e di dialogo e di approfondimento sostanziale sulle ragioni e sul motivo per cui quella norma è uscita in quella maniera, che non rende chiaro le ragioni per cui, anziché facilitare un percorso di potenziamento delle attività di riciclo, recupero materia, attraverso ad esempio la regolazione del sistema dell'end waste, ha messo, come dire, un bastone nelle ruote di un meccanismo comunque in corso e faticoso. Allora, noi a vario titolo abbiamo raccolto la preoccupazione, il grido d'allarme, non so come volete definirlo, di vari pezzi del mondo, come dire, reale, che ogni giorno cerca di realizzare economia circolare nel nostro paese, cerca di realizzarlo nella parte finale del percorso, cioè la gestione dei rifiuti, ma se vogliamo anche nella parte iniziale, cioè nel modo di organizzare il proprio sistema produttivo, le proprie attività anche di economiche di produzione del mondo manifatturiero industriale. Quello che sta succedendo, vengo dalla Lombardia, ci sono province della mia regione dove abbiamo visto è più alto il numero degli impianti che minacciano
diciamo, prefigurano la revoca di autorizzazioni rilasciate. Ora, io mi auguro che questo non avvenga, sarebbe un colpo incomprensibile a un pezzo di paese che, diciamo, nel tempo ha scommesso su investimenti, innovazione, che sta facendo faticosamente il lavoro di attuare l'economia circolare. Ma se così fosse, la necessità e l'urgenza di correggere tempestivamente questa norma viene resa, come dire, ancora più evidente e più chiara. Io penso che, lo diciamo sempre, abbiamo di fronte un'occasione straordinaria, che è quella del recepimento delle direttive comunitarie. Prima dicevo che ho ascoltato con qualche apprensione le parole del dottor Grillo, perché se il recepimento della direttiva, in particolare dell'articolo 6, è oggetto di valutazione da parte del Ministero sulle modalità di recepimento, questo significa che la vicenda, che è scolpita in maniera molto chiara del riconoscimento del passaggio e del riconoscimento caso per caso dell'end of waste, addirittura immagino possa essere oggetto invece di ripensamento, di riflessione, di diverso orientamento del Ministero. Questo sarebbe un segnale pessimo che non aiuta a risolvere assolutamente la situazione, in un contesto in cui è vero che manca un anno al termine per il recepimento delle direttive. Io non ho contezza di qual è lo stato di avanzamento nel lavoro ministeriale su questo punto, ma questo tema, proprio a partire dal recepimento, se vogliamo, letterale o comunque nei suoi contenuti già definiti dell'articolo 6, dovrebbe essere la soluzione a cui tendere nell'immediato, oggi, per risolvere il pasticcio e la situazione di stallo che si è creato sull'end of waste. Se il tema è come dire, avere garanzie di controllo e di verifica che l'end of waste sia effettivamente un end of waste e quindi siano garantite tutte le garanzie ambientali, di sicurezza, di tracciabilità, di legalità, credo che la condizione attuale di enorme incertezza che ci viene rappresentata dalle imprese, ma anche dalla pubblica amministrazione, sia la situazione peggiore da eliminare il prima possibile. Quindi mi auguro che in uno dei prossimi provvedimenti, se il governo ci sarà ancora nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, si trovi il modo di fare una cosa molto semplice, cioè recepire l'articolo della direttiva comunitaria e modificare con effetto immediato una norma che sta producendo una serie di problemi molto grandi e reali. Chiudo semplicemente dicendo due questioni. L'esigenza di questo intervento è legata a due aspetti. Allora, molti oggi, gli interlocutori che abbiamo ascoltato, ci hanno parlato di innovazione tecnologica come fattore abilitante di un processo di transizione verso un modello di economia circolare. Allora, se questo è l'obiettivo, mi domando che senso ha congelare la situazione ad un contesto, ad una situazione di 20 anni fa, totalmente, diciamo, l'opposto di quanto, come dire, si dovrebbe fare per favorire la transizione verso l'innovazione tecnologica. E l'altra questione, se noi teniamo a mente quali sono gli obiettivi sia della strategia europea di gestione dei rifiuti e poi i vincoli e gli obiettivi, come dire, vincolanti contenuti nella direttiva comunitaria sulla riduzione del conferimento in discarica, ancora una volta che senso ha bloccare un pezzo di questo ciclo, che è quello che consente il riciclo della materia, il riutilizzo con appunto nei processi produttivi, sapendo che questo si traduce automaticamente, come ci hanno detto in molti e come stiamo registrando, nel fabbisogno di conferire più quantità in discarica. Quindi è la negazione, come dire, evidente dell'economia circolare, è un elemento che interrompe questa circolarità e che credo debba essere affrontato con grande, come dire, tempestività, ma anche con grande consapevolezza da parte del legislatore, sia il Parlamento sia il Governo, costruendo anche le condizioni perché non ci siano posizioni ideologiche contrarie all'evoluzione tecnologica, all'innovazione, a una piena attuazione dell'economia circolare, e sapendo che l'economia circolare si prova a costruirla e accompagnarla e non soltanto a denunciarla con i buoni principi. Grazie. Quindi la ricetta banalmente sarebbe stata quella di recepire questa direttiva, insomma renderla oggi è questa, sì.
Quindi la domanda più semplice che viene a chiunque e che è venuta al mondo delle imprese è, che avrei posto all'onorevole Zolezzi, che però non è qui, quindi mi dispiace, devo girarla all'onorevole Patassini, visto che fa parte di questa alleanza di governo, è perché il Ministero, mettiamola così, si ostina a ostacolare in qualche modo il caso per caso, il famoso caso per caso rispetto all'end of waste. Qual è la difficoltà maggiore? Perché non appunto recepire banalmente questa direttiva e quindi accelerare il processo agevolare, insomma incentivare l'industria del riciclo in Italia? Qual è il vero motivo ostativo? Grazie. Possiamo proseguire, grazie onorevole. Siamo pronti, perfetto. Grazie, ringrazio innanzitutto ISPRA per questo momento di approfondimento tecnico, perché l'aspetto fondamentale è stato tutto quello che abbiamo sentito prima relativamente alla questione di come i rifiuti speciali possano ritornare materie prime secondarie, perché la vera sfida che abbiamo in questo momento è questo: fare in modo, attraverso l'innovazione tecnologica, attraverso l'utilizzo dei materiali, attraverso un diverso utilizzo della materia, che questa possa essere riutilizzata anche in termini di risparmio di suolo. Il Presidente dell'Ambiente prima parlava di minor utilizzo delle cave, perché è fondamentale. Tra l'altro, ascoltando l'intervento di stamattina dei vari relatori che si sono susseguiti, è evidente che in Italia abbiamo un'economia circolare con un cerchio che fa fatica a chiudersi. Questo è l'aspetto fondamentale. Cioè, la vera domanda è questa: perché il cerchio non si chiude? E tra l'altro, purtroppo, il cerchio non si chiude laddove arriva la valorizzazione economica del bene. Questo è l'aspetto fondamentale. Se io faccio il 90-95% del percorso e nell'ultimo 5% mi consumo tutto il vantaggio del 95%, c'è qualcosa che non funziona. E questo è chiaro, questo l'hanno detto in più a più riprese, l'hanno detto i relatori. Tra l'altro, in altri paesi europei, che sono molto più indietro di noi, e questa cosa è proprio evidente, questo 5% lo chiudono. Allora, a cosa possiamo riferire questa cosa? Per la piccola esperienza che abbiamo maturato in questo periodo, perché io continuo a ribadire che noi siamo assolutamente e fermamente a favore dell'economia circolare. Un'economia circolare che chiuda questo 5%. E questo 5% si chiude attraverso una visione più aperta rispetto alla necessità di impianti che abbiamo in questo paese e che non abbiamo purtroppo. Perché laddove l'impiantistica è carente si creano delle situazioni di potenziale difficoltà che potrebbero in qualche piccolissimo caso sfociare anche in scorciatoie non sempre lecite. E questo è un aspetto fondamentale. L'altro punto fondamentale è che bisogna iniziare a ragionare sul fatto che gli impianti siano vicini ai luoghi dove si produce e si recupera il rifiuto. Meno evidente nei rifiuti speciali, molto più evidente nei rifiuti solidi urbani. Se io ho un impianto di trattamento a 200 km dalla città, è evidente che i danni ambientali che vengono creati in questo percorso non sono compensati dal recupero del materiale che faccio. E questo in termini di benessere delle popolazioni, di tutela dell'ambiente e di ritorni economici è fondamentale. Quindi è un lavoro, è un work in progress, perché la gestione e il trattamento anche normativo, permettetemi questo termine, del rifiuto speciale è un work in progress sul quale ci stiamo lavorando intensamente. La cosa che io posso riaffermare ancora una volta, ma ormai è evidenza di fatti, che noi incessantemente lavoriamo proprio su questo filone, nel confronto dialettico con gli alleati di governo, che è un confronto assolutamente dialettico, ma noi siamo per l'economia circolare, siamo per nuovi impianti e siamo per un trattamento intelligente del rifiuto che
nel nostro auspicio possa essere per quanto più possibile materia prima secondaria. Però non ho capito ancora perché il caso per caso non va bene, insomma. Lo vuole chiedere, lo può dire la senatrice Nunes, che fino all'altro ieri ha fatto parte. Non, sì, se vuole accomodarsi, così improvvisiamo questa tavola rotonda. Con... Io ringrazio il collega della Lega che è stato assolutamente condivisibile e davvero tutto quello che ha detto è assolutamente vero e va perseguito. Quello che è il punto, diciamo, di caduta, di rottura è la fretta sul caso per caso. So che molti richiedono, anche persone, insomma, che stimo e seguo da molto tempo e con cui lavoro da molto tempo, chiedono di tornare a questa soluzione. Però noi dobbiamo dare tempo al Ministero, che sta lavorando a più di 14 decreti end waste e sta facendo un decreto interministeriale, per dare comunque linee guida nazionali su questo, su questa faccenda. Il caso per caso regionale può creare difformità e sappiamo anche che il Consiglio di Stato lo ha valutato assolutamente non opportuno, proprio per le difformità che si verranno a creare. Ed è anche vero che noi ci troviamo a camminare su un filo, diciamo, come di funamboli, cioè è verissimo che non ci possiamo bloccare sull'economia circolare, altrimenti continuiamo a creare rifiuti, ma è vero anche che dare la paternità di materia prima seconda o comunque di end waste, come adesso si dice, a materiali che possono essere potenzialmente pericolosi può essere altrettanto grave. Quindi l'onorevole Braga non è d'accordo. No, nella frase, nella determinazione della frase, credo che questo sia un fatto ineccepibile. Cioè, se poi per caso non vuol dire questo. No, il caso per caso significa che viene fatto con autorizzazioni regionali e che quindi questo. Sulla base dei criteri. Ma, infatti, io quello lo avevo anche superato come discorso. L'uniformità a livello nazionale è un criterio di necessità. E poi ho aggiunto che comunque nella determinazione dell'autorizzazione va tenuta molta attenzione su che tipi di autorizzazioni si danno. E quindi il tempo è necessario, il Ministero sta lavorando alacremente su questo, sono 14 i decreti end waste sul tavolo che stanno arrivando a compimento e quindi io credo che si debba seguire questa via. Ok, grazie. Almeno adesso sappiamo che, insomma, per questa maggioranza di governo il problema è la difformità che potrebbe crearsi. Io porto sì, la posizione, certo. Su questo argomento ho avuto la possibilità di portare la posizione fino... del Movimento 5 Stelle, certo. Perché la conosco e la condivido. In questo momento non rappresento... No, peraltro, no, per carità, lo sappiamo tutti. La posizione del Movimento 5 Stelle, tra l'altro, sembra essere diversa anche da quella della Lega, insomma, su questa questione non c'è molto, non solo su questa, però per quanto ci riguarda su questa questione non c'è molto accordo, non c'è sintesi, quindi il problema rimane per le industrie qui rappresentate, insomma, perché si rischia di bloccare l'attività industriale del paese oltre che l'economia circolare. Su questo ci tengo a ribadire che concordo pienamente e le parole del collega della Lega, sì, fino al punto che sono arrivate mi vedono, cioè posso metterci la firma sotto, perché è così, assolutamente così. Quindi c'è un'urgenza, c'è un bisogno, perché noi dobbiamo trasformare il rifiuto in un prodotto. E anzi dico che come Italia noi abbiamo sviluppato un know-how in questo che gli altri paesi non hanno e ci invidiano. Noi siamo stati come bicamerale rifiuti in Svezia e Danimarca e devo dire che con la nostra atteggiamento sempre di grande
rilievo per i paesi esteri, soprattutto del nord. Dobbiamo prendere atto che il know-how sulla trasformazione della materia che abbiamo qui in Italia non ce l'hanno gli altri. Infatti paesi. Lo esportiamo. Sì, non soltanto i rifiuti, anche il know-how esportiamo. Però come trasformare i pannolini, per esempio, come trasformare tanto rifiuto in altra materia, è un know-how che la nostra industria possiede e che va assolutamente valorizzata. Sì, a parte il caso dei pannolini che finalmente è giunto a conclusione, però per il resto rimane in Italia, cioè rimane dell'industria che dal punto di vista dell'innovazione e della tecnologia fa 100 passi avanti, è sempre ostacolata da un impianto burocratico normativo che rimane, insomma, si avvita da solo. Quello ci viene dettato dall'Europa, come era anche nella lettera di questa mattina del Ministro. Purtroppo la procedura per l'end-of-waste è lunga, elaborata e richiede tempi appunto burocratici che non sono compatibili con le esigenze dell'industria. Su questo anche concordo. Quindi insomma, mi auguro al più presto che questo decreto interministeriale, queste linee guida, ci diano la possibilità di sbloccare questa situazione che sì, è da troppo tempo bloccata, insomma sono 2 anni, da febbraio 2 anni fa, quindi sono più di 2 anni. Grazie comunque, senatrice, che è salita qui sul patibolo. E onorevole Muroni, sempre allora a questo punto rimaniamo la questione end of waste, ecco, qual è il sistema secondo lei per accelerare l'iter, se esiste insomma un modo, perché dicono tutti che il problema è che i tempi sono lunghissimi per cambiare le norme, però alla fine i legislatori siete voi, esisterà una scorciatoia per fare in modo che appunto l'industria possa allineare, cioè la politica possa allinearsi all'industria, insomma dal punto di vista dei tempi proprio. Ma innanzitutto grazie, complimenti a ISPRA per il lavoro sempre prezioso e fondamentale, perché guardate, io la dico così anche per non rubare molto tempo: noi in questo paese abbiamo 2 problemi, un problema di tipo culturale e un problema di tipo economico. Credo che cosa si debba fare per accelerare sugli end of waste ce l'abbiano molto chiari un pezzo importante dell'imprenditoria di questo paese, ce l'abbiano molto chiaro i tecnici, a partire da quelli appunto dell'ISPRA, che diciamo danno indicazioni importanti su che cosa stiamo parlando anche in termini di materie, di volumi e diciamo della situazione del paese. È un pezzo dell'ambientalismo, la mia associazione sicuramente. Dico che abbiamo un problema culturale, perché registro che nel momento in cui noi non riusciamo a normare il tema dell'end of waste e quindi chiudere questo cerchio della famosa economia circolare, partono le 2 commissioni di cui faccio parte, nella Commissione Ambiente alla Camera e nella Commissione Rifiuti, che è bicamerale, 2 indagini conoscitive. Ieri in ufficio di presidenza il presidente della Commissione Ambiente ha proposto un'indagine conoscitiva sugli end of waste. Io devo dirvi la verità, sono intervenuta per dire benissimo, facciamola rapidamente questa indagine conoscitiva, perché ho l'impressione, nella mia brevissima e intensa esperienza politica, che ci sia proprio un problema conoscitivo, cioè di che cosa stiamo parlando, e quindi di conseguenza non si riesce a normare. Si norma su, come dire, intercettando delle frazioni, degli interessi, e non si guarda mai, diciamo, il punto più avanzato di innovazione, perché è evidente che la normativa che è stata messa in campo è assolutamente inadeguata, racconta un paese anche da un punto di vista dell'innovazione tecnologica e dell'imprenditoria che è superato da anni. Quindi, come dire, c'è un disallineamento tra la norma che serve e la conoscenza del settore, che evidentemente comporta a questo punto un'indagine conoscitiva in cui di nuovo pezzi importanti dell'imprenditoria italiana, ma insomma tutti i settori, verranno a dire alla politica a che punto è il paese e che tipo di norma serve. L'altra cosa che registro
lo dico perché ho accettato di farne la relatrice, perché a questo punto ho anche una conoscenza, diciamo una curiosità culturale, che in commissione rifiuti però è già partita un'indagine sui falsi end of waste. E credo che, diciamo, è normale, è giusto, come dire, indagare su tutti i fenomeni che riguardano il nostro paese, però insomma, lo ritengo abbastanza significativo il fatto che questo pezzo della produzione italiana, della realtà economica, del paese debba comunque sempre in qualche maniera subire un pregiudizio. Lo dico molto sinceramente, chi cerca di trasformare i rifiuti in risorsa in qualche maniera comunque si batte anche con un pregiudizio consolidato rispetto al fatto che poi dietro ci sono degli interessi nascosti. Lo registriamo sui rifiuti, lo registriamo sulle rinnovabili, certo che ci possono essere dei casi in cui c'è illegalità, c'è distorsione, ma come dire, questo comporta a 360 gradi tutto l'ambito economico. Quello che devi fare è mettere in campo una normativa che difenda il settore, gli consenta di svilupparsi e poi, diciamo, con la parte anche di indagini e di controlli, naturalmente fare in modo che il sistema rimanga assolutamente virtuoso. Abbiamo un problema culturale anche per quanto riguarda i cittadini, e questo lo dico perché l'economia circolare ha un tema che invece l'economia tradizionale non ha mai avuto, che è il tema del consenso sociale. L'economia tradizionale non ha mai dovuto dimostrare ai cittadini che non inquinava, che non era dannosa, anzi il contrario, basta che dava posti di lavoro, arrivava sul territorio e faceva la mega industria. Gli impianti dell'economia circolare e, diciamo, il 70% dei cantieri che riguardano la nuova impiantistica riguarda come dire, filoni che vanno dalle energie rinnovabili al recupero di materie prime o al riciclo dei materiali, quindi, diciamo, la parte io credo più innovativa anche dell'economia italiana, sono bloccati anche perché conoscono dei fenomeni forti di contrapposizione, il cosiddetto NIMBY, ma che ha nell'epoca dei social network una potenza fortissima, anche perché noi abbiamo una politica debole che è assolutamente spaventata dalle dinamiche territoriali, ha smesso di svolgere il proprio ruolo principale, che è quello di fare sintesi tra gli interessi contrapposti, non si assume più questa responsabilità, ed essendo un paese in perenne campagna elettorale noi andiamo, come dire, non riusciamo a gestire il tema del consenso sociale, che è un tema che, ripeto, per la prima volta l'economia ha in questo paese, perché prima, anzi al contrario, ripeto, bastava che davi posti di lavoro e non dovevi dimostrare sostanzialmente, parlo non dal punto di vista della normativa naturalmente, ma ai cittadini e al territorio, potevi anche non avere un rapporto di discussione, di confronto. Questo naturalmente invece è fondamentale averlo, ci vorrebbe la politica che in qualche maniera costruisse dei percorsi di partecipazione, di trasparenza, che non lasciasse solo gli imprenditori a dare risposte sul territorio. Io spesso vedo che gli imprenditori poi anche, diciamo, tramite strutture professionali provano a mettere in campo dei percorsi di trasparenza, di partecipazione, perché si rendono conto di essere lasciati soli rispetto a questo tipo di dinamiche. Il secondo problema che noi abbiamo è un problema economico. Fino a quando in questo paese banalmente converrà maggiormente conferire in discarica piuttosto che avviare diciamo, filiere alternative, è evidente che avremo, come dire, un dumping di fatto interno rispetto ai sistemi da mettere in campo. L'altro problema economico che noi abbiamo è quello che diceva Stefano Ciafani all'inizio, e da questo punto di vista questa legislatura non fa differenza, anzi non si capisce perché l'invarianza finanziaria è un mantra solo per i provvedimenti di tipo ambientale. Cioè, quando si parla di ambiente non bisogna spendere un euro in più, e io credo che questo è perché non ci si crede, e non ci si crede perché non si conosce. Perché se no non si capisce perché ogni volta noi dobbiamo fare, ma non le nozze con i fichi secchi, proprio
con nulla. Cioè ti dicono, io adesso in Commissione Ambiente abbiamo iniziato la discussione della mia proposta di legge, che è stata poi abbinata a una proposta di legge del collega Rizzetto di Fratelli d'Italia, e poi è arrivato il disegno di legge governativo, il cosiddetto salvamare. Anche lì sostanzialmente le uniche risorse trovate sono a carico della fiscalità generale con l'aumento della Tari, ma non c'è una partita di bilancio che viene individuata per dire noi in questa cosa ci crediamo, 5, 6, 7, 10 milioni di euro ce li mettiamo perché pensiamo davvero che possa aiutare. Poi dal mio punto di vista, come dire, naturalmente sono molto orgogliosa del mio progetto di legge, peraltro, come dire, come tanti di quelli che ho presentato arrivano, no, dalla mia esperienza ventennale da ecologista, quindi va benissimo. Mi aspettavo francamente un salvamare un po' più robusto, cioè un salvamare in cui sostanzialmente si dice che i pescatori possono recuperare plastica e rifiuti a mare. Ecco, bastava anche un progetto di legge di una deputata dell'opposizione. Da un salvamare con disegno di legge governativa invece mi sarei aspettata che si iniziasse a mettere nero su bianco, per esempio, come davvero mettiamo in moto questa economia circolare. Lì peraltro c'è un capitoletto nel salvamare denominata appunto economia circolare, in cui si dice, si racconta di nuovo quanto è bella l'economia circolare. Ecco, io penso, Chiara, che anche lì noi dovremmo, diciamo, pretendere che quel, magari con emendamenti, con un'attività emendativa, che quella roba lì abbia un senso, perché se no, ripeto, non c'era bisogno di un disegno di legge governativo, soprattutto se non porta nuove risorse economiche. Vedo che quando si norma sull'ambiente si va leggeri e senza soldi, e questo è un problema enorme, quindi ben vengano le indagini conoscitive, perché credo che davvero noi, ribadisco da dove sono partita, abbiamo due problemi: un problema culturale e un problema di allocazione delle risorse. Siccome ho imparato che le politiche funzionano solo se ci metti sopra i soldi, fino a quando noi non atterremo dei soldi su questo fronte, tutti verranno a dirci quanto è bella l'economia circolare, ma questo paese non ingranerà la marcia. Ed è davvero un paradosso, perché i nostri imprenditori sono pronti, hanno fatto in questi anni salti mortali, veramente nonostante tutto, e quindi è il momento che la politica dia a questo pezzo di paese un contesto normativo di sicurezza e di lunga visione. E la cosa preoccupante è che, appunto, come diceva prima l'onorevole Braga, manca un anno prima, insomma, del recepimento di questo pacchetto di norme europee. Quindi si parla tanto di economia circolare, però bisogna essere un po' più celeri, un po' più rapidi nell'accelerare il processo verso questa transizione all'economia circolare, anche se comunque non gettiamo tutte le croci addosso a questo governo, perché so che il Ministero comunque sta lavorando tanto su più fronti, anche sulla questione fanghi. Siamo a buon punto finalmente dopo tanto tempo, insomma, di cose se ne stanno facendo, però ecco, l'end of waste mi pare di capire è quello che sta più a cuore, è la questione che sta più a cuore in questo momento all'industria italiana. Io se non ci sono altri interventi, se insomma non c'è nessun'altra questione che possiamo affrontare, visto che buona parte degli onorevoli non si sono presentati, lascerei le conclusioni al direttore generale Alessandro Braga. Noi rimaniamo fermi qui. Volevo semplicemente ringraziare tutti quanti. Diciamo che uno degli obiettivi di presentazione di questa reportistica, che tra l'altro ci invidiano anche a livello europeo per il fatto che noi tentiamo, e lo facciamo, alla presenza dei decisori politici, perché riteniamo che fornire i dati dal punto di vista tecnico sia poi importante per il vostro lavoro, per fare le scelte che poi ritenete ovviamente più opportune, ma almeno partendo da una base conoscitiva importante. E vi devo dire, non è una prassi che viene utilizzata molto all'estero. Eravamo in discussione presso l'Agenzia Europea, noi adesso presenteremo il prossimo febbraio lo stato dell'ambiente europeo, verrà a farci visita il direttore dell'Agenzia Europea,
E il fatto che noi presentiamo per esempio l'annuario dei dati ambientali sempre di fronte alle Camere, storicamente, insomma, o alle Camere dei Deputati al Senato, ecco, è una prassi che è stata molto apprezzata, cioè tra i tanti mali che abbiamo anche, a volte inconsapevolmente forse, anche qualche pregio, nel senso che credo che questo sia invece una modalità, spero utile, ecco, per cui a volte può essere faticoso, a volte magari ci sono solo addetti ai lavori, ne parlavamo prima col Presidente, no? Si ragiona, ma però noi riteniamo che sia una prassi importante per i decisori politici, quindi tanto vi ringrazio di aver partecipato oggi, ringrazio e concludo ovviamente i colleghi delle agenzie che sono qua, l'ho detto prima, e ringrazio ovviamente, lasciatemelo fare, anche i colleghi di ISPRA, insomma, che lavorano, perché fare un rapporto di questo genere, adesso uno vede alla fine quattro dati, però anche al supporto organizzativo degli altri colleghi, insomma, siamo una squadra abbastanza rodata, ci stiamo allargando sempre di più con i colleghi delle agenzie con cui cominciamo a fare anche attività operative, quindi la famosa legge 132 che alcuni di voi hanno vissuto sta camminando con tutte le difficoltà che ha una legge dove c'è un sistema di governo, il Presidente ne sa qualcosa, dico bene, a rete, cioè dove non c'è una struttura gerarchica, dove tutti ci si confronta, diciamo, è un esempio anche di democrazia dal basso, se vogliamo, molto, molto importante, faticosissima, però insomma che sta cominciando a dare qualche risultato. Di nuovo grazie.